Allora. Buongiorno a tutti, scusate, sono la Giuseppina Perrucci. C'è un intervento semplicissimo, un saluto del Don Grampa che non era previsto perché saluta a nome del responsabile della comunità pastorale Don Gianni Zappa. Poi avremo, non è previsto nel programma, saluto velocissimo sul tema degli abusi da parte di Michelangelo Ventura, che per noi siamo Chiesa, si occupa degli abusi. E poi avremo un altro saluto di un minuto e mezzo, velocissimo, del professor Ernesto Borghi, responsabile dell'Associazione Biblica Italiana come vicinanza di un'associazione al coordinamento 9 marzo, perché non è solo noi siamo Chiesa stamattina che organizza e pensa, ma è il coordinamento 9 marzo. Grazie. Passo la parola a Don Giuseppe Grampa che saluterà a nome di Don Gianni Zappa. Un saluto da parte di Don Gianni che non è a Milano questa mattina, ma desidera manifestare il suo apprezzamento per questo incontro e mi ha pregato di portare a voi tutti il suo saluto. E io aggiungo un saluto per Vittorio, un saluto che avevo preparato il giorno del funerale, ma c'erano così tante voci, vi ricordate, in quella circostanza che io ho ritenuto opportuno di star zitto. Ma volevo mettervi a parte di un sogno. Chiusi gli occhi sulla scena di questo mondo, Vittorio li ha aperti sulla porta del paradiso, perché è andato sicuro. La bussa. E dall'interno Pietro risponde: chi è là? Che cosa vuoi? Vorrei entrare, naturalmente. Ma chi sei? Noi siamo Chiesa, appunto. Al che un'esclamazione irripetibile di San Pietro, che principe degli apostoli, non aveva dimenticato le sue origini. Ma ci avete combinato tanti e tanti di quei casini. Pausa. Ma voi avete amato incondizionatamente il concilio. Quindi c'è posto per voi. Avanti, Vittorio. Ecco, buona giornata a tutti voi. Basterebbe questa introduzione di Don Grampa per dar subito parola ai conferenzieri. Quello che mi premeva così un pochettino dire è che questo convegno, ce ne saranno ovviamente altri, è dettato dall'inaspettata perdita di Vittorio, che ha determinato quindi il desiderio profondo di iniziare questo nuovo anno, anno che desideriamo sia un anno in cui si riesca a individuare strade di cambiamento, sia in ambito ecclesiale che civile, ma che sia veramente di cambiamento, ne abbiamo bisogno. Non è quindi fuori luogo iniziare con una meditazione con la monaca benedettina. Ignazia, scusate, Ignazia Angelini del convento delle Benedettine di Viboldone, dove per più di 20 anni è stata badessa ed è tuttora molto impegnata nell'ambito dell'ecumenismo e del dialogo con i non credenti. Quindi io darei forse subito la parola a Madre Ignazia, che
che purtroppo non è presente per motivi di salute. Il medico gli ha impedito di uscire di casa e penso che sia un po' nervosetta da quel temperamento di madre Ignazia. Posso iniziare allora? Sì, grazie. Dunque io faccio una premessa, chiedo scusa di non essere presente di persona per questa bronchite che mi è capitata tornando da Roma. E spero che la mia connessione tenga, perché essendo in aperta campagna abbiamo una connessione un po' fragile. E infine ho avuto chiaro che devo limitarmi in 20 minuti. Se poi mi prolungo al di là del previsto, voi interrompetemi. Su queste premesse inizio. Vorrei intitolare questi pensieri, così un po' sparsi e meditativi, come per delineare lo spazio della presenza viva tra noi di Vittorio, in questo giorno di amicizia, con questo titolo: Beato l'uomo. E questo non per avviare processi di canonizzazione che Vittorio sicuramente non avrebbe mai voluto, ma per dare nome alla luce che genera nella memoria del cuore ogni volta che io penso a Vittorio e lo percepisco vivo tra noi, beato l'uomo. Vorrei tratteggiare il suo stile di uomo e di credente attorno a tre beatitudini, ben rappresentate da atteggiamenti tipici di Vittorio, che io ritengo nella loro semplicità pieni di simbolo, anche per una chiesa che tenta di riprendere il cammino alla luce della riscoperta della sinodalità. Sappiamo che la scrittura, soprattutto i salmi e i profeti, è piena di beatitudini che trapelano da esperienze umane, umanissime. Beatitudine non è legata a una specie di adeguamento a un canone di perfezione, neanche a un canone di moralità ineccepibile e neanche a un canone estetico. La beatitudine nella Bibbia è l'arte di gustare la vita in ogni suo colore, affidati alla promessa che in ogni vita umana è deposto. Vittorio era un artista in questo senso. Sappiamo che nella Bibbia ci sono tantissime beatitudini. Beato l'uomo che integro nella sua via, beato l'uomo che decide in cuore un viaggio, beato l'uomo a cui è cancellata la colpa, beato l'uomo che tu, Signore, correggi, beato l'uomo che ha compassione degli umili, beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva. Insomma, tantissime beatitudini. Bene, mi pare significativo contemplare la bellezza della vita di Vittorio, uomo di grande amicizia, raccogliendola in tre sue posture tipiche, caratteristiche, sotto il segno della beatitudine dell'umano. 1. Beato l'uomo che rumina la parola. 2. Beato il piccolo uomo che pianta rose, inesauribilmente capaci di stupore alla loro fiorita. 3. Beato l'uomo che cammina a piedi scalzi alla ricerca dell'altro da incontrare sotto il segno della gratuità. Commento queste tre beatitudini, questi tre atteggiamenti tipici di Vittorio. Vittorio, ho un presente benissimo. La domenica mattina arrivava a Viboldone con l'inseparabile Bibbia in mano, una Bibbia molto consumata dai suoi occhi, che erano costantemente attratti, invincibilmente attratti e ficcati nella parola di Dio. E il suo primo saluto era: novità? Come a cercare nell'incontro con noi, con questa comunità di donne amiche da anni, da decenni, come a cercare nell'incontro la scaturigine del nuovo della vita. Beato l'uomo che rumina la parola si concretizzava in quel libro consumato sotto il braccio, che lui poi magari dimenticava in una ultima panca della chiesa, che noi amorosamente raccoglievamo e non so quante volte abbiamo restaurato, perché era un libro molto vissuto, molto sottolineato, molto glossato,
C'era tutta la sua vita, lui non voleva una Bibbia nuova, noi proponevamo, ti prendiamo una Bibbia nuova, no, quella doveva essere l'unica su cui era scritta tutta la sua vita. La sua vita custodita dalla parola che rende beate i giorni, ma anche le notti, giorno e notte, rumina la parola. È la prima beatitudine, è la prima bellezza di Vittorio che abbiamo incontrato, custodito, che è la generativa forse di tutti gli atteggiamenti successivi sotto i quali l'abbiamo incontrato. Secondo tratto della sua persona, beato l'uomo che trova in Dio la sua forza, decide in cuore il viaggio santo e passando per la valle del pianto la trasforma in una fiorita di benedizioni. Salmo 83-84. Bene. Vittorio è vissuto fino all'ultimo con uno sguardo di stupore fanciullo sulla vita, come un inguaribile ottimista, non di un ottimismo facile, perché ha pagato il prezzo pazientemente, con intatta fiducia nella vita. Era un Vittorio, un uomo sempre fanciullo, un beato piantatore di rose, in attesa fiduciosa anche nell'autunno, anche nell'inverno, della fiorita. Così lui si incantava ammirato come un bambino al suono del flauto nella liturgia, gustava i banchetti con gli amici, ma anche con la medesima tenacia fanciulla, con la medesima capacità di meravigliarsi dell'uomo, della creatura umana, era disposto a mettersi in viaggio, ad affrontare tanti viaggi, ha fatto Vittorio. Affrontava le prove dolorose della vita nella famiglia, nella sua passione di formatore, di uomo politico. Sempre animato da questa meraviglia fanciulla intatta negli occhi. Ed è penso decisivo comprendere che è qui che si radica anche la sua passione politica, la sua inesauta dedizione a farsi operatore di pace. Terzo tratto della sua figura di amico lo vedo raffigurato in questa beatitudine: beato l'uomo. È dal Vangelo di Luca, che gratuitamente avvicina chi non ha da dare il contraccambio, sarà felice alla risurrezione dei giusti. Ecco, Vittorio aveva nelle relazioni tenaci di amicizia un tratto di gratuità e di mitezza che vedevo rappresentato iconicamente nel suo stile un po' francescano, veniva sempre a piedi scalzi. Mi ha colpito questa immagine di Vittorio a piedi scalzi, che è ritornata al Sinodo. Il mese scorso ho partecipato a Roma all'Assemblea Sinodale e soprattutto le chiese di Oriente proponevano come icona dello stile della Chiesa Sinodale questa capacità di andare, di camminare insieme a piedi scalzi. In Oriente, prima di entrare in un luogo sacro, ci si scalza i piedi. Ecco, mi pare che Vittorio a piedi scalzi è come il battistrada di questo cammino che faticosamente la Chiesa cattolica cerca di iniziare oggi in ascolto di tutti, tutti i fratelli, con questa gratuità profonda di non avere alcun orgoglio nella passione di verità e passione di unità che anima la Chiesa. Legata a questa beatitudine, è l'ultima che voglio richiamare, è quella dell'amicizia, dell'amicizia che in particolare Vittorio, noi l'abbiamo conosciuto così, ha coltivato con lui, Don Luisito Bianchi. Questa ultima beatitudine che voglio commentare vedendola sul volto di Vittorio, è ben espressa in un salmo, il salmo 40-41 del Salterio biblico: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera, veglierà su di lui il Signore e lo farà vivere beato sulla terra, lo sosterrà sul letto del dolore, nella sua malattia il Signore verrà a rimboccare il letto. Questo versetto del salmo mi è stato di aiuto ad accettare la sofferenza, il dispiacere, la rabbia di non poter essere stata vicina a Vittorio nel momento ultimo. Ho pensato che proprio così, nell'ora ultima, quando a noi è stato impedito di stargli vicino, il Signore
Riconoscendo in Vittorio colui che aveva avuto cura del debole, gli ha rimboccato il letto. In tutto questo, il dono di amicizia in totale gratuità di Vittorio, come dicevo, soprattutto in rapporto a Don Luisito, ma poi anche in rapporto a Viboldone, mi sembra una delle radici generative della beatitudine incarnata da tutta l'esistenza di Vittorio, alla radice della sua passione politica, alla radice di una sintesi di una storia antica e quotidianamente nuova, fino alla fragilità dell'ora ultima. Voglio accennare alla bellezza di questa amicizia tra Vittorio e Don Luisito, che poi si è allargata alla comunità di Viboldone. Risaliva agli anni 60, quando Pinuccia e Vittorio erano a Roma, alle Acli, e Don Luisito era vice assistente generale. Forse adesso non è il momento, non c'è tempo di richiamare, ma è stato un tragitto splendido, segnato da alcune tappe, per esempio quel libretto Il dialogo in Samaria, che era una riflessione di Don Luisito sull'incontro di Gesù con la Samaritana, ma che è paradigma di un dialogo che Vittorio ha cercato tenacemente per tutta la sua vita. Vittorio ha voluto che nel 2007, quindi a distanza di 50 anni, questo libro fosse ripubblicato. È uscito poi che Don Luisito era già morto, e gli ha fatto un'introduzione che è splendida. Vittorio è stato seguito da Don Luisito in tutta la sua vita. Mi pare che è stato lui anche a presiedere all'Eucaristia di matrimonio di Vittorio e Pinuccia. E poi ce l'ha portato, ce l'ha fatto conoscere a Viboldone in quelle messe domenicali che sono stato il luogo sacro di un'amicizia saldissima. Vittorio aveva grandi capacità relazionali e quindi accanto a Don Luisito, sempre a piedi nudi, la sua passione politica si è messa a servizio anche dell'Associazione degli Amici dell'Abbazia, e con tenacia fino a tutti gli incontri che sono stati organizzati anche dopo la morte di Don Luisito, l'anima era sempre Vittorio. Ha contribuito moltissimo alla diffusione del libro La messa dell'uomo disarmato, che è stata una passione che ha fatto sua per la Resistenza, fino a propiziare anche addirittura la lettura per non vedenti di tutto questo lungo romanzo. La grande amicizia e affetto di Don Luisito per Vittorio, di Vittorio per Don Luisito, era improntata a una grande libertà e gratuità reciproca. La riassumo in una battuta che in qualche modo fa eco a quell'ingresso in paradiso che Don Giuseppe Grappa ha appena richiamato. Una battuta che ricordo con particolare limpidezza. Don Luisito che dice a Vittorio: "Noi siamo Chiesa?" E aveva sulle labbra un sorriso provocatorio. E perché lui, Vittorio, diceva, e perché io non sono chiesa? In questo modo accoglieva benevolmente l'intuizione che sta alla base di questa associazione che Vittorio ha voluto e ha servito con passione indomita, e però faceva vedere anche i limiti che lui non smetteva di riconoscere, ma come con uno sguardo amico, assolutamente gratuito e affettuoso. Ecco, questa terza beatitudine dell'amicizia oggi vogliamo celebrare, vogliamo rendere grazie, vogliamo raccogliere come una pietra viva che custodiamo in cuore per la costruzione di una chiesa che deve ancora nascere. Una chiesa sinodale, sì, ma in che modo? Se non coi passi della gratuità, della passione per la Sacra Scrittura e della senso sacro dell'amicizia. Concludo con una ultima beatitudine che è uscita dal cuore di Geremia, un profeta che per molti versi mi richiama Vittorio, nel senso che Geremia è stato un profeta in parte che potremmo dire fallito, in realtà è quello che ha raggiunto i vertici più alti della rivelazione di Dio nella prima alleanza. Dice Geremia: "Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore la sua fiducia, è come un albero piantato lungo un corso d'acqua,
verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo. Le sue foglie rimangono sempre verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di fiorire, di produrre frutti. Io, Signore, scruto la mente e saggio il cuore, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Fin qui Geremia, e noi pensiamo che le azioni di Vittorio, di cui tutti custodiamo in cuore una memoria viva e grata, testimoniano di lui indelebile fedeltà al Vangelo, alla beatitudine promessa, proclamata, realizzata nel Vangelo. Avremmo aspettato la parola da più di le sue espressioni e le sue punti, i suoi punti di vista con cui io concordo perfettamente su Vittorio. E adesso darei quindi la parola a Michelangelo Ventura, incaricato da Noi Siamo Chiesa di curare il tema degli abusi nella Chiesa. Oggi noi sappiamo che proprio la giornata riferita al tema del purtroppo di questa piaga che non si riusciamo a estirpare. Michelangelo Ventura. Grazie, sarò molto breve e raccolgo volentieri l'invito a questo intervento in ricordo di Vittorio. Per me, e penso per noi, fare memoria significa riproporci e tenere vivo il cammino fatto insieme che continua. Continua proprio nella misura in cui procede l'impegno condiviso per quella salvezza alla quale il Vangelo ci chiama attraverso azioni, comportamenti, a fianco di chi è oppresso, vittima, e attende solidarietà e vicinanza. Lavorare per quel senso di umanità, unico e fondamentale parametro dirimente per camminare oltre le differenze, non disconoscendole, ma assumendole come elemento di ricchezza. Poche parole per partire da un incontro. Il primo sabato dell'ottobre 2020 con Vittorio e Giuseppe Deiana. Si era a Rozzano, presso la casa della mamma di Cristina Balestrini, madre di Alessandro, abusato da Don Mauro Galli nel dicembre del 2011. Un incontro impregnato di quell'umanità di cui parlavo. Vittorio portava una piantina in vasetto, un piccolo segno. Avevamo letto quasi in parallelo il libro Testimonianza di Cristina, Chiesa, perché mi fai male? Il nostro documentarci sul tema veniva da lontano, ancor più per Vittorio. Fu per tutti e tre un incontro che ci segnò profondamente. Ascoltare il racconto della sofferenza di una famiglia suscitò ancor più indignazione, solidarietà e desiderio di vicinanza con azioni concrete. Oggi, come è stato ricordato, è da recente istituzione per la Chiesa italiana la giornata nazionale di preghiera per le vittime, i sopravvissuti e gli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Con Vittorio, Noi Siamo Chiesa è stata ed è ancora fermamente solidale con le vittime e i sopravvissuti degli abusi clericali. Il nostro determinato impegno dal febbraio 2022 è condiviso con le amiche e gli amici del coordinamento Italy Church Too, che raccoglie movimenti, associazioni, giornalisti dell'area laica e cattolica di base, bibliste, avvocati e donne e uomini di buona volontà. Da sempre siamo attenti e partecipi al lavoro della rete L'Abuso. Proprio l'altro ieri è stato presentato dalla CEI, a cura dell'Università Cattolica di Piacenza, la seconda rilevazione sulla rete territoriale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Non è questa la sede per una disamina di questo documento, che
appare in prima istanza ancora un timido, risicato tentativo di una presa di consapevolezza ancora decisamente insufficiente. Prima di proteggere, prevenire e formare, è necessario passare attraverso la ricerca di verità, giustizia e risarcimenti per le vittime e le loro famiglie, come peraltro sta avvenendo in molti altri paesi europei ed extra. Senza l'istituzione di una commissione di indagine indipendente non si va da nessuna parte. In occasione della nostra prossima Assemblea nazionale, sempre a Milano, il sabato 2 di dicembre, spero emerga la necessità di alzare nuovamente la voce per chi non ce l'ha. Con la follia di quel Gesù di Nazareth, figlio del carpentiere, non certo figlio delle convenienze e degli equilibri di potere, alle quali personalmente mi sento estraneo. Grazie. Allora, non poteva mancare in un convegno di Vittorio la presenza della sua famiglia. Infatti Vittorio intrecciava impegno civile ed ecclesiale con il vissuto caldo e affettuoso della sua famiglia. Allora vogliamo ascoltare un attimo Sara, che mi sembra un po' così emozionata, ma noi siamo vicinissimi a lei. Vieni per conversare. Sono molto emozionata. Infatti ho visto, dai, sei tutti noi, vai tranquilla. Allora, buongiorno a Sì, tutti, sta seduto. grazie per essere qui. Per noi come famiglia è un momento veramente importante perché possiamo vedere l'amicizia e la vicinanza e anche quanto il papà ha seminato nella sua vita attraverso il fatto che voi siate qui. E quindi. Così, Sì, così. mi è stata chiesta una testimonianza su Vittorio Bellavita, nostro padre, nonno e coordinatore di Noi Siamo Chiesa, e quindi appunto un po' in linea con quanto ha detto Madre Ignazia, ma io racconterò diciamo più della sua storia e della sua storia relativa a noi come familiari, chiaramente, perché noi così lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto. Allora, quando il papà ha compiuto 80 anni, io e i miei fratelli gli abbiamo chiesto di scrivere la sua vita pubblica per poterne avere un ricordo, perché ha fatto così tante cose che gli abbiamo detto: no, dai, papà, bisogna che tu. È importante proprio non solo per noi, ma anche per altri che tu. Scriva tutto quello che hai fatto e lui si è messo l'impegno e ce l'ha fatta e ce l'ha consegnata. Quindi io l'ho riletta, questa lunga autobiografia della vita pubblica, e sono 30 o 35 pagine, molto dense, molto fitte, e ho provato a ripercorrerla, diciamo, intrecciandola con quella che poi è stata la nostra vita, la mamma, noi, i nostri figli. Il testo è molto denso e la leggo perché veramente se no mi perdo. È molto denso di storia e io ho cercato di sintetizzarlo evidenziando i passaggi importanti della sua vita, appunto, come diceva, in relazione a noi. Allora, papà, qui ci sono anche i suoi fratelli, nasce nel 1938, poco prima dello scoppio della guerra,
una famiglia che potremmo definire di stampo borghese e praticante un cattolicesimo tradizionale, quindi questa è la sua origine. Durante la guerra la famiglia si trasferisce a Capiago, in provincia di Como, dove tanti di voi sono stati, che è un po' la casa della nostra grande famiglia, e in altri momenti da cugini che vivevano in una cascina. Vita dura, l'essenziale per vivere. Papà ci raccontava del mercato nero, della penuria di cibo, della fatica che facevano le donne di casa per riuscire a portare il cibo, insomma, da mettere in tavola, ma anche del suo stupore nel aver visto il primo uomo di colore della sua vita. Infatti, in questa cascina arrivarono e fecero base per un certo momento gli alleati, ed il primo cioccolato che gli offrì questo soldato. E solo alla fine della guerra ritornerà a Milano. Alle superiori, lui e il fratello Sandro frequentano il liceo classico Leone XIII dei Gesuiti. In quegli anni inizia a frequentare la Congregazione Mariana, un gruppo di ragazzi con impegno religioso ma anche assistenziale. Il catechismo e lo aiuta allo studio nelle parrocchie di periferia. L'adesione convinta alla congregazione, secondo me, cioè rileggendo un po' la sua storia, si può considerare proprio il primo seme che ha fatto nascere in lui questa scelta di non ce la faccio così, così va bene, una scelta altruista e propesa verso l'impegno sociale. Con la congregazione la prima esperienza di campeggi in montagna, e lui racconta, queste sono parole sue per descrivere: spiritualità rigida e vita frugale, la montagna vissuta nei suoi elementi di spiritualità e grandiosità del creato. Così racconta. E poi il gruppo di preparazione sociale seguito dal padre gesuita Mario Castelli, che forse qualcuno di voi si ricorda, comunque lui considerava il suo maestro. E poi l'università. Giurisprudenza come indirizzo più vicino agli interessi che iniziava a maturare. In quegli anni diventa presto rappresentante degli studenti e infine segretario cittadino dell'intesa universitaria, coordinamento delle associazioni cattoliche di studenti e infine presidente degli studenti della Cattolica. Qui proprio prima abbiamo incontrato un amico di quei tempi, dei tempi degli studenti lavoratori che facevano parte, che è qui presente con noi. Ciao. Quindi, secondo me, già ai tempi dell'università si vede un po' questa caratteristica che aveva il papà di essere un po' un leader naturale, cioè una persona che naturalmente riusciva a mettere insieme e a fare sintesi del pensiero delle persone e a rappresentarle in maniera che evidentemente gli altri apprezzavano, perché mi è capitato spesso, no, che fosse un po' insignito dell'essere colui che rappresentava. Era il 1962, le prime avvisaglie della contestazione si avvertivano, i giovani chiedevano di avere un ruolo attivo nella società, nell'università, di poter dire la loro, e magari voi vi ricorderete di questi momenti di fermento, quando allora l'università era un'istituzione sacra, i professori intoccabili, programmi anche, e cominciavano alcuni giovani a dire no, cambiamo. Vedo che sorridi. Cambiamo, vogliamo essere anche noi parte attiva. Io direi, mi sembra di poter dire che nasce in quegli anni la passione per l'impegno politico e la scelta proprio di dedicare la vita a questo, cioè all'idea dell'innovazione, il cambiamento, dare voce. Anche alle persone, cioè non so, alle persone, alle istanze, ai movimenti che non avevano. Terminati gli studi, riceve la prima proposta di lavoro, esperto in contratti presso l'ufficio legale di Alemagna. Quelli erano gli anni in cui, anni 60, una persona che aveva una laurea, diciamo che aveva davanti
poteva aver davanti una carriera veramente degna di livello. Dopo qualche mese però papà si dimette, non volendo entrare in quelle che lui definisce le dinamiche aziendali di ruoli e promozioni. Lascia il lavoro senza una proposta alternativa. Questo, secondo me, è proprio molto tipico della sua personalità. Questa decisione si ripeterà quando gli venne proposto di fare l'assistente ad un parlamentare della Democrazia Cristiana, figuriamoci. Quando rifiuto l'impegno alla Fiat, perché la Fiat era il capitale e opprimeva i lavoratori. Quando decide di non fare il concorso in magistratura, pur avendone, secondo me, secondo la mamma e insomma, secondo noi della famiglia, assolutamente le qualità, le competenze e anche forse quella centratura mentale che avrebbe potuto far di lui un magistrato, per non dover abbandonare l'impegno politico. Di fronte a questa scelta, ho detto no, io non lo faccio. Mi sono chiesta più volte cosa lo avesse portato a scelte così radicali. E mi sono detta, probabilmente il desiderio di mantenere la sua integrità morale, la volontà di non dover scendere a compromessi e mantenere fede ai suoi ideali. Sicuramente possiamo dire che il fascino del potere non l'ha corrotto. Questo è mai, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Alla fine del 64 il papà definisce il fidanzamento con la mamma, eccola qua. E questo è il momento in cui inizia la storia della nostra famiglia, intendendola proprio la nostra famiglia dei figli. Sempre in quell'anno viene chiamato a Roma per occuparsi dell'Ufficio Studi Nazionale alle Acli, nello specifico questioni giuridiche e parlamentari. Sono gli anni in cui si inizia a parlare di un possibile rapporto nuovo con la sinistra, sono gli anni del concilio. Questi anni sono stati spesso ricordati dal papà che ci raccontava con orgoglio e nostalgia. È stato un periodo molto importante per lui, sia come competenze che stava acquisendo, non aveva ancora 30 anni, cioè immaginiamoci anche l'importanza del ruolo, insomma. Quanto questo gruppo di sette giovani che vivevano insieme, che studiavano, pensavano, proponevano, è stato veramente un momento che lui ricordava veramente con tanto piacere, come un momento importantissimo della sua vita, dentro un cambiamento della società, con la DC che era lì presente, pressante, il Vaticano, però loro si sentivano di poter dire. Poter aprire uno spiraglio su qualcosa di nuovo. E in quell'epoca conobbe, appunto, come diceva Ignazia, Don Luisito Bianchi, prete operaio, divenuto poi amico di una vita, Suor Giovanna Bruti, poi abbadessa di Viboldone e Ignazia, Madre Ignazia successivamente. Nel 67 il matrimonio con la mamma, rientro a Milano. Poi sono nata io nel 68, nel 71 Giovanni e nel 75 Michele Davide e la famiglia era al completo a questo punto. Papà lavora alle ACLI fino al 71, poi all'MPL, il Movimento Politico dei Lavoratori. Credo che in questa fase inizi il suo percorso di comunione e sintesi tra le idee profondamente di sinistra e il cristianesimo, che non so come dire, io credo che sia stato veramente un percorso particolare e degno di nota, perché voi vi ricordate gli anni 70, io ero bambina, ma la polarizzazione era la religione, l'oppio dei popoli, o si è di sinistra, quindi atei, o si è cattolici, quindi reazionari, era una sintesi veramente nuova. Percorso politico e culturale fecondo di lungo corso che caratterizza la sua vita, il suo pensiero e le sue azioni. Nel 73 poi il papà inizia, come dal punto di vista professionale, a insegnare diritto e economia nelle scuole superiori e questo lo riprendo dopo. Gli anni 70. Allora, è stato bello leggere rileggere questa autobiografia. Non posso qui ripercorrere tutte le vicende, le alleanze, le partecipazioni e le posizioni che ha seguito papà in quegli anni, anche perché, francamente,
Un po' non le ho proprio capite, non so se c'erano così tanti movimenti, la posizione di questo, dell'altro, i personaggi. Quindi questo qua ne parlerà magari Vittorio nel pomeriggio, oppure voi che eravate presenti, sapete. Comunque, quello che secondo me è importante è che per lui i capisaldi di quei 10 anni sono stati Democrazia Proletaria, che lui ha seguito in tutto. Dalla nascita del partito fino alla sua, quando è stato sciolto, e il quotidiano dei lavoratori, per cui il papà era considerato e il fatto faceva ruolo del vaticanista, tutte le questioni di chiesa erano seguite da lui. Posso raccontare che sono stati anni forti per noi. Io nel 78 avevo 10 anni e ricordo come la politica è entrata nella nostra vita di bambini. O perlomeno in quella mia di Giovanni, 3 anni minore di me, perché forse gli altri fratelli erano troppo piccoli per ricordare. In casa c'erano sempre quotidiani, vi racconto alcuni episodi così del papà all'interno della nostra vita di famiglia, così mi sembra che questo fosse un po' quello che mi era chiesto. Noi giocavamo a fare papà parlava sempre di politica e noi giocavamo a fare le elezioni. Io ero il candidato, mi mettevo su una sedia e facevo il mio proclama elettorale e i miei fratelli mi dovevano votare. E quindi forse loro non se lo ricordano, però loro li votavano, c'era la scheda e votavano. Che ridere. I comizi, quante volte mi ha portato con sé? Lui parlava sul palco e io ero fiera di lui, in questi paesini sperduti, nella bassa, quando ancora c'erano i comizi, col palchetto e il candidato che parlava, la gente che contestava, diceva, applaudiva, cioè, insomma, c'era il dialogo tra il politico e la base esisteva, io me lo ricordo, mica come adesso che ormai proprio. Non esiste proprio. Quante manifestazioni in quegli anni? Io ero un po' orgogliosa, però mi annoiavo anche. Ogni tanto lui ci perdeva, ma siccome tutti sapevano che eravamo i suoi figli, qualcuno ci portava da lui. E la mamma sabato mattina riposava, vero o no? Riposava da tutto questo imbarazzo che c'era in casa. Il suo impegno lo portava ad essere spesso via per riunioni, congressi e altro. Godeva comunque del sostegno della mamma che condivideva il suo operato e lo sosteneva, vero? Idealmente tu hai sempre, cioè sostenevi, non eri in disaccordo con questo suo brontolavi ogni tanto, vabbè, giusto. Col senno del poi ho capito che quanto ha fatto papà è stato possibile anche grazie alla presenza della mamma che aveva supplito le sue azioni, è come si dice. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Davanti un grande uomo. Sono stati anni difficili per gli adulti. Io ricordo la paura di mia mamma quando il papà usciva la sera. Erano i tempi delle Brigate Rosse. E anch'io che avevo 10 anni, capivo o non capivo, però avvertivo e avevo paura. E temevo che il papà non sarebbe più tornato a casa. Però per noi bambini sono stati periodi gioiosi. Andavamo spesso in montagna, sia d'estate che d'inverno, in roulotte. Bisognava sempre camminare fino al rifugio. Facevamo vacanze spartane, 6 in auto, con le valigie, mezze le gambe, sopra, sotto, sempre in campeggio, rigorosamente in fondo al campeggio, lontano da tutti, questa era la regola. Lontano da tutti per godersi la natura. E per lui la natura, come ben diceva Ignazia, era una meraviglia grandiosa. Era sempre incantato dalle sue espressioni, i fiori di campo, i rami, le foglie, le radici che lavorava, i sassi che portava a casa, a Capiago, tutti sappiamo. Guardava la natura con gli occhi incantati di un bambino, come diceva Ignazia, meglio di me, e non si appagava mai. Era veramente uno sguardo che chi l'ha visto se lo ricorda. La passione per la montagna è una delle tante eredità che ci ha lasciato. I valori in cui credeva si riflettevano nella nostra vita familiare di bambini, eh?
in un insieme di piccoli divieti assoluti, quali ad esempio la Coca-Cola, che era proibitissima, e qui c'è mio zio Marco che si ricorda quando la trovava anche a casa di sua madre, la buttava via senza appello. Le merendine, le cicche, simbolo del potere culturale degli Stati Uniti. Non parliamo delle Barbie, questa è stata una cosa da ridere quando la racconto, il modello americano di donna bella e stupida. L'unica Barbie che mi è stata regalata era la famiglia africana, non so chi se la ricorda, la mamma, il papà e i due bambini africani, perché era giusto che ci abituassimo a pensare che esistevano altre persone diverse dal nostro, tanto per rompere il dominio dell'ideologia corrente. A casa si ascoltavano i 45 giri di Ola Sesta, le canzoni delle Mondine, quindi in questo, quello in cui lui credeva, la politica, è veramente entrato nella nostra vita di casa. Io niente televisione, solo cartoni animati, mezz'ora sabato sera, niente di tutto quello che avevo, niente quasi, adesso non è che fossimo proprio camminati, però facevano i miei compagni e i nostri, però per noi era tutto naturale, almeno per me e mio fratello Giovanni, penso anche per gli altri due fratelli che sono nati un pochino dopo, quindi, però era così, cioè, anzi sicuramente anche per loro. Abbiamo assimilato questi divieti senza problemi. Così era la normalità. Quando si vede con il figlio cresce. Se la famiglia, se i genitori sono solidi, quello che passa, passa in una maniera naturale, spontanea. Così si assimila per osmosi. E quindi abbiamo scoperto solo da più grandi, confrontandoci con altri, che era un po' particolare la nostra famiglia. Nonostante l'impegno, rimaneva per lui la centralità della famiglia. L'educazione alla fede, questo è un punto importante, ci è stata data in modo non convenzionale. Era evidente che c'era una distanza tra quanto imparavamo a catechismo, che pure tutti abbiamo fatto, sacramenti e tutto quanto, e il suo modo di intendere la religione, lontano dai riti formali. A messa leggeva sempre la Bibbia per conto suo, quella famosa Bibbia rabberciata, come diceva Ignazio, e non seguiva la funzione. Questo aspetto non è stato facile da capire quando eravamo piccoli. Io l'ho capito solo da adulta, diciamo. Molto credente, ma nello stesso tempo, quando era in chiesa, sembrava lontana dalla chiesa. Quindi, noi avevamo un catechismo invece, con dogmi, le regole. In realtà andavamo a messa al convento di Riboldone, luogo che era diventato un punto di riferimento per i miei genitori e dove hanno sviluppato profonde relazioni, in particolare con Luisito insieme a madre Giovanna e madre Ignazia. E ho un ricordo, chissà se Ignazia si ricorda, che le suore ci portavano nella zona di clausura, ci davano i dolcetti e ci facevano vedere la gabbia degli uccellini. E solo noi bambini potevamo entrare, perché gli adulti non potevano. Ed era una cosa veramente speciale, noi eravamo contentissimi di andare, me lo ricordo ancora. Da un punto di vista professionale, come ho già detto, dal 73 al 99, papà era docente di diritto e economia all'Istituto Vesta, prima in altri, poi lì, e quindi parallelamente alla sua attività politica ha portato avanti l'insegnamento, anche a scuola, che è stato un capitolo. Forse negli occhi di chi è qui secondario, ma in realtà no. Lui ha portato l'innovazione e l'apertura rispetto ai temi di attualità. Cioè, secondo lui il diritto e l'economia andavano calati nella vita reale e quindi organizzava incontri con figure di spicco, Mercur Capannetto, le visite al carcere, le visite al mercato per far capire cos'era l'economia veramente degli studenti. Un insegnamento non nozionistico, ma aperto all'evoluzione della società e calato in essa. Coinvolge gli studenti in un libro che poi Giuseppina ha visto, bellissimo, gli ha fatto fare, gli fece fare delle interviste ai propri nonni,
raccontare gli anni della guerra. E sono state così belle queste interviste che hanno pubblicato un libro e poi ha fatto lo stesso lavoro sugli anni, cioè sul dopoguerra. È un libro veramente interessantissimo. E poi, vabbè, la sua passione per la storia, che è sempre, secondo me, era un luminare della storia, soprattutto recente. Sapeva veramente tutto, una cosa incredibile. Non si parlava con lui in un pozzo di scienza. E poi gli anni Ottanta, ecco, vado veloce perché mi dilungo. Ieri avevo fatto la prova, era giusto, ma adesso Allora, vado veloce. Negli anni Ottanta l'impegno con Democrazia Proletaria, la questione cattolica, la città dello Stato, gruppi di base, critica e concordato, lo IOR. Questo periodo incontra Padre Turoldo Melandri, collaborerà in regione con Molinari. E poi ci fu un cambiamento 89-91, la caduta del muro di Berlino, il PC che si divide, nasce Rifondazione, Agnoletto forse racconterà nel pomeriggio. Ricordo che è stato un periodo travagliato e alla fine il papà ha deciso di non entrare in Rifondazione, che forse sarebbe stata la cosa pensata come naturale, e dopo 20 anni si ritrova senza un partito, che era stato, era oltre la famiglia, il partito era la sua vita. Negli anni 90 diventa presidente del CIPREC, Centro di Iniziativa Culturale e Politica, per promuovere discussioni, come diceva lui, far girare le idee, partecipare, promuovere campagne, dar fiato alle minoranze, sempre controcorrente. Queste sono parole del suo testo. Nel 96 nasce Noi Siamo Chiesa, e qui racconteranno poi i membri presenti. Volevo dire, negli anni 80 e 90, gli anni della nostra adolescenza, difficili per certi aspetti, per ognuno di noi diversi. E dire questo, non è mai facile confrontarsi con la contestazione dei figli. C'è un conto è contestare fuori, è un conto è essere contestati dentro. Questo è un punto importante che, come tutti i genitori, vengono messi in discussione da questo. Quindi sfido qualcuno a dire che non è così. Però ritengo che ci abbia lasciati, lui e la mamma, liberi di cercare la nostra strada, puntando sempre sull'importanza dello studio, l'istruzione e i valori fondamentali in cui credeva profondamente, come eredità da lasciarci per la vita. Tuttavia, alcuni temi vi era una rigidità e questi erano dei diktat. Non si parla di denaro in casa e bisogna essere sempre di sinistra. Questo è un assunto proprio così. Era così. Il resto non esisteva. Concetti assorbiti ormai nel DNA. Su questo credo che ormai possa essere orgoglioso di noi perché abbiamo assimilato tutto quanto. La porta di casa era sempre aperta, negli anni della crescita ci siamo sentiti accolti e abbiamo avuto un punto di riferimento, posizione di chi voleva capire, non chiudere il pensiero a priori, che anche questo è un atteggiamento che papà ha sempre avuto, anche rispetto a tante cose delle quali avete affrontato insieme. Casa aperta anche a tanti ospiti, Melandri, Don Dino missionario salesiano, Iervolino, Citto Saì e tanti altri amici che sia persone importanti sia persone semplici che comunque ci hanno aperto gli orizzonti. L'esperienza degli scout, la nascita di Miriam, prima nipote tanto amata e colta veramente come un regalo del Signore. Posso dire che l'affetto che il papà ha dimostrato ai nipoti e forse è stato uno dei più profondi che lui ha provato. Ha fatto tanti viaggi, sono in ritardo, cerco di tagliare. Con noi in Europa, col fratello Sandro e la mamma, era veramente un appassionato di viaggi, è stato in Africa, tantissimo in Medio Oriente, in Cina, il prozio Isaia e le suore Giuseppine, poi tanto in Sud America, padre Clovis, in Messico, in missioni. Ogni luogo era spunto per conoscere le realtà cristiane locali, ma anche di altre confessioni che sempre voleva conoscere. Oserei dire una fame di conoscenza che non lo ha lasciato mai. Sempre curioso, instancabile nel visitare, nel conoscere le persone e nell'assaggiare cibi nuovi. Poi nasce Noi Siamo Chiesa e questa è la vostra storia. Per il papà dico solo che è stato un impegno fortemente
un passaggio dall'impegno politico alla ripresa di interesse alle questioni religiose della Chiesa, ispirandosi ai principi del Concilio. E nel 96 nasce l'Internazionale, diviene quasi subito coordinatore nazionale, sempre aiutato da Mauro Castagnaro. Nella sua autobiografia ringrazia il Padre Eterno di avergli dato questa opportunità. Interventi a tutto campo, sempre per la difesa dei diritti di tutti, voi li sapete benissimo, gli omosessuali nella Chiesa, divorziati e risposati, l'otto per mille, la violenza sulle donne, poi la laicità delle istituzioni, la religione a scuola, la povertà nella Chiesa, la pedofilia, il testamento biologico, l'eutanasia, cioè la maternità surrogata e buon aiuti, l'ultimo su cui è stato difficili, quindi queste cose le sapete, poi difficili diritti con la stampa e con i vescovi, i forum mondiali e le marce per la pace. Si chiude l'auto quasi finito, la sua autobiografia con la domanda nel 21, agosto del 21, se il sinodo andrà avanti o meno, e poi il resto è storia. Siamo nell'agosto del 21, da allora il papà ci ha accompagnato ancora per un po'. Poco prima di mancare, eravamo in ospedale, mio figlio Alessandro, in un convegno, in un seminario scout, incontrato Zuppi a Bologna, e gli ha parlato del papà di Onesimo Chiesa. Ed è suo desiderio di incontrarlo. E Zuppi, che lo conosceva di fama, ha detto a mio figlio Alessandro, sorridendo: non è facile. Quando nel letto di ospedale Alessandro ha raccontato questo episodio a papà, papà si è illuminato, erano veramente gli ultimi giorni, si è illuminato, proprio avuto uno sguardo contento e ha dimostrato di avere ancora speranza nella fede e nel cambiamento. Noi in questi anni siamo diventati adulti e papà è sempre stato punto di riferimento con la mamma, anche con sacrificio. Siamo confrontati sulle scelte importanti della nostra vita, ma ormai diciamo che le basi fondamentali c'erano. Il papà è stato un punto di riferimento forte e lo è ancora adesso. E tra l'altro, grazie a tutti voi, dopo la sua morte abbiamo scoperto degli aspetti di lui che non conoscevamo. Cioè, c'è stata un'altra conoscenza di Vittorio Bellavite, grazie alle vostre parole e alle vostre esperienze. Quindi per noi è stata veramente una scoperta. Ecco. E poi i nipoti, che sono stati la luce della sua vecchiaia. Spesso negli ultimi anni, ho quasi finito, sembrava che la sua mente fosse assorta in tematiche troppo elevate per fare i conti col quotidiano. Lui pensava, pensava. Quasi si stesse preparando al distacco, ma nonostante questo dimostrava un attaccamento alla vita incredibile ed è rimasto esente dal rancore, dalla disillusione che a volte accompagna l'età anziana. In conclusione di questo mio percorso, perché veramente sono qua a sgridermi, posso descrivere lo spirito del papà tramite alcune frasi che credo così un po' sintetizzino quanto ho detto, diciamo, un uomo che ha avuto nel cuore la sua famiglia prima di qualunque altra cosa, un animo ribelle e anticonformista, questo sicuramente, una persona con una vocazione politica e di fede forte in eguale misura, che hanno trovato in lui una sintesi originale e fuori dagli schemi. È riuscito a mettere insieme cose che a volte sembrano, possono sembrare gli antipodi. Una volontà pressante di esserci e di dare il contributo e mettere a disposizione i propri talenti per la giusta causa. La consapevolezza di essere una condizione privilegiata per la famiglia di origine, eccetera, ed assumersi la responsabilità e quindi dare al prossimo, aiutare, condividere. La sua generosità è nota. La fede, in ultimo, come linea guida e l'insegnamento di Gesù che l'hanno mantenuto al riparo dalle umiliazioni e dalle crisi della politica. Contro ogni evidenza, lui andava avanti. E gli hanno dato una motivazione che io credo superiore nella tenacia e nella perseveranza dei valori in cui credeva, che non è mai venuto a meno. Quindi io concludo, vi ringrazio dell'amicizia che abbiamo apprezzato al funerale e poi prima e dopo, e siete stati grandi compagni di vita e amici, quindi grazie.
Posso fare un'incursione? Sì, Scusate l'incursione veloce. Vittorio Bellavite, da professore, da insegnante, aveva fatto i due libri che ha citato prima la nostra Sara. Per chi volesse leggere qualcosa, le copertine, per chi volesse vedere gli indici e le prefazioni, sono sul tavolo dei libri. I libri non li ho portati perché sono patrimonio prezioso della famiglia. Potrete leggere anche una dedica all'amato nipote Alessandro. Grazie. Diamo ora la parola a Borghi Ernesto Dell'Aspi, che vuole dire due parole riguardo Vittorio, come l'ha conosciuto e come ha lavorato con lui. Non è ancora collegato. E allora vediamo dopo. Allora, secondo programma, adesso dovremmo sentire come è dovuto e come deve per forza raccontare Mauro Castagnaro, co-coordinatore di Noi Siamo Chiesa, coordinatore della rete sinodale, giornalista specializzato sulle realtà sociali, politiche ed ecclesiali, in particolare dall'America Latina, dove è stato più volte. Allora, se, il nostro giornalista è stato anche scrittore, ha scritto dei libri per Meridiani. E adesso lo ascoltiamo nell'ambito della sua realtà di Noi Siamo Chiesa. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Siccome non prenderò tutto il tempo che mi era stato assegnato, volevo cominciare prima leggendovi il messaggio che ha mandato a me, ma è rivolto a tutti, Franco Ferrari dei Viandanti. Mi sembra un messaggio che tra l'altro coglie un aspetto di Vittorio di cui ho potuto constatare in questi 20 e rotti anni che abbiamo lavorato insieme. La realtà sia nell'attività di Noi Siamo Chiesa in Italia, ma soprattutto nel suo lavoro a livello internazionale, che è quello un po' meno conosciuto. Ora scrive Franco Ferrari: Caro Mauro, avrei voluto tanto essere presente a questa giornata nella quale Noi Siamo Chiesa fa memoria di Vittorio e del suo impegno per riformare la Chiesa. Un impegno familiare non mi consente di essere con voi. Vorrei però mandare un saluto e un augurio di buon lavoro a nome mio, dei Viandanti e della sua rete, insieme ad un breve ricordo. Su invito di Vittorio, ho fatto parte del comitato promotore di Chiesa di Tutti, Chiesa dei Poveri, che ha operato dagli inizi del 2012 al 2019. È stato in quell'occasione che ci siamo conosciuti. Vittorio è stato un ispiratore e un interprete, insieme a Raniero Lavalle, di questa iniziativa. Nata dal basso, che inizialmente coinvolse una rete informale di un centinaio di gruppi ecclesiali, di riviste, di nicchia e di associazioni. Vittorio telefonò a una per una di tutte queste realtà più volte per mettere assieme questa rete. Non si sente in sala, da Zoom si sente, ma in sala Ma io ho una voce abbastanza andiamo forte, così. si sente. No, io l'ho tirato. Nel primo convegno, a 50 anni dall'apertura del Concilio, si riuscì a richiamare all'Istituto Massimo di Roma circa 700 partecipanti. Chiesa di Tutti, Chiesa dei Poveri, nell'arco di 7 anni, ha organizzato 6 incontri nazionali che non sono stati momenti meramente celebrativi, ma prima una ricerca per rilanciare la ricezione del Concilio Vaticano II, insidiata dal dibattito se fosse stato un elemento di continuità o di discontinuità nella tradizione della Chiesa. Poi per capire cosa ci richiede questo vero e proprio cambiamento d'epoca che segna il passaggio dal secondo al terzo millennio.
E qui c'è un passaggio secondo me chiave su Vittorio. Il comitato promotore che si riuniva a casa di Raniero Lavalle a Roma ebbe una vita tormentata nella quale si incontravano istanze molto diverse che spesso confliggevano e che non sempre è stato facile ricomporre. Vittorio teneva le fila del comitato con grande cura e capacità di mediazione. C'era in lui una forza e una tenacia caratterizzata dalla mitezza che lo portava a non desistere e a ricercare la ricomposizione di fronte alle difficoltà sempre crescenti, che portarono poi purtroppo anche alla fine dell'esperienza. La newsletter di Chiesa di Tutti, Chiesa dei Poveri, che molti di noi ricevono, va considerata da tempo un'iniziativa dovuta alla generosità di Raniero. Possiamo dire che Chiesa di Tutti e Chiesa dei Poveri è stato uno di quei luoghi e strumenti di confronto e di ricerca nei quali accogliere e valorizzare le diversità, suggeriti nel lontano 1995 dal messaggio finale del terzo convegno ecclesiale della Chiesa italiana, e dei quali c'è ancora e sempre un bisogno urgente. Un'iniziativa nata dal basso, un'iniziativa di battezzati laici adulti che non attendono permessi per prendere la parola. Se Chiesa di Tutti, Chiesa dei Poveri, pur con le difficoltà cui ho accennato, ho potuto tenere vivo per 7 anni la ricerca e il dialogo, resto convinto che gran parte del merito lo dobbiamo riconoscere proprio a Vittorio. In questo momento in cui si fa memoria della sua persona e del suo operato, ho sentito importante condividere questo ricordo per dire grazie Vittorio. Ancora un augurio di buon lavoro, un saluto fraterno a Pia Mauro e a tutti i partecipanti al convegno. Questo Franco Ferrari. A me è stato chiesto invece di fare qualche ragionamento su Noi Siamo Chiesa. Quello che vi propongo non è una storia di Noi Siamo Chiesa, alcuni elementi della quale si possono comunque ritrovare in un'ampia relazione che Vittorio fece in occasione del ventennale di Noi Siamo Chiesa e che invito caldamente a leggere. La trovate sul sito, sul nostro sito. Vorrei invece ripercorrere sommariamente le nostre vicende per individuare ed esplicitare alcuni caratteri e scelte che hanno orientato un lavoro di quasi 30 anni. Questo perché credo sia ciò che serve a quanti, e com'è naturale, sono la maggioranza. Oggi aderiscono a Noi Siamo Chiesa, ma non erano presenti alla sua nascita, come pure a coloro che conoscono la sigla solo dall'esterno. Di questi caratteri, di queste scelte, Vittorio è stato, ovviamente non da solo, forgiatore prima ancora che protagonista. Il primo passaggio è: Noi Siamo Chiesa un movimento riformatore internazionale. Noi Siamo Chiesa nasce in Austria nell'estate del 95, quando alcuni cattolici e alcune cattoliche, di fronte alle rivelazioni sugli atti di pedofilia compiuti dal cardinale Hans Gröhr, arcivescovo di Vienna, lanciano un appello al popolo di Dio che in un mese raccoglie oltre 500.000 di firme, l'8% dei cattolici austriaci nominali e quasi la metà dei praticanti. In calce a 5 richieste: il superamento della divisione tra clero e laicato e la partecipazione delle chiese locali alla nomina dei vescovi, piena equiparazione dei diritti delle donne e loro accesso ai ministeri diaconale e presbiterale, libera scelta del presbitero tra forma di vita celibataria e non celibataria. Valutazione positiva della sessualità, quindi libertà di coscienza nella regolazione delle nascite, netta distinzione tra metodi contraccettivi e aborto, maggiore comprensione per i rapporti prematrimoniali e la condizione omosessuale, e più esplicita enfasi su pace, giustizia e salvaguardia del creato. Messaggio gioioso e non minaccioso, con maggiore disponibilità alla riconciliazione con divorziati risposati e preti sposati. In autunno, in Germania, un analogo appello raccoglie in 2 mesi 1.800.000 firme. Nel semestre successivo un testo, in alcuni casi quasi identico a quello austriaco, in altri un po' modificato, viene lanciato in Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Olanda, Canada, Stati Uniti, Brasile, Cile, coinvolgendo però un numero più modesto di sottoscrittori, comunque nell'ordine di alcune decine di migliaia. E in novembre, a Roma, novembre 1996, una trentina di delegati provenienti da Austria, Brasile, Francia, Germania, Italia e Sud Tirolo, che faceva per suo conto, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, fonda il movimento internazionale Noi Siamo Chiesa, INWA, nella sigla inglese, e oggi però viene
si usa dire WACI, cioè We Are Church International, questo perché è una cosa che amano molto i nostri amici, soprattutto dei tedeschi e inglesi. Questo nell'ottobre 97, sempre a Roma, in occasione del 35esimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, realizza un incontro del popolo di Dio, cui partecipano oltre 500 persone provenienti da 16 paesi di tutto il mondo, e consegna in Vaticano 2,5 milioni di firme raccolte in 2 anni, principalmente in Europa. Qui c'è il primo aspetto fondamentale di Noi Siamo Chiesa, il suo carattere internazionale. Iniziative per chiedere riforme della Chiesa, infatti, non erano mai mancate né negli anni attorno al Concilio né nel passato più remoto, no? Qualcuno ha anche ricordato con qualche pubblicazione l'anticoncilio di Napoli del 1880 e non mi ricordo quanto. Ma erano sempre state circoscritte a singole personalità, Cosmini, eccetera, a Buonaiuti, a singoli gruppi, a chiese locali o nazionali. La grande intuizione questa volta è stata quella, in una fase ancora ascendente dei movimenti dei singoli paesi, di mettersi insieme e di farlo rispettando le differenze, differenze di sensibilità, di storia, di forme organizzative, di forme di attivismo esistenti nei diversi contesti. Così, per fare qualche esempio, non si è mai arrivati ad un unico appello internazionale, ma ciascun paese ha il suo, con differenze a volte significative l'uno tra l'uno e l'altro. Queste diversità esprimono visioni non del tutto identiche della riforma della Chiesa, prevalentemente centrate sugli aspetti intraecclesiali nei paesi tedeschi, di lingua tedesca, molto sensibili alla dimensione anche sociale in quelli latini. Tra i gruppi nazionali aderenti, a volte ce n'è uno solo per paese, altre volte ce ne sono di più, con nomi che variano da Noi Siamo Chiesa a Nous Sommes aussi l'Église, e qui io ricordo i primi anni delle discussioni infinite sul nome, no? Perché in italiano se noi diciamo Noi Siamo Chiesa, suona Voi non lo siete. Noi siamo Chiesa vuol dire Noi siamo Chiesa. Noi siamo Chiesa vuol dire Lo siamo solo noi. Cioè, quindi discussioni infinite che in altri paesi si sono tradotte appunto in nomi differenti, no? Ma anche nomi diversi da Noi Siamo Chiesa, gruppi che aderiscono ma che non si chiamano formalmente Noi Siamo Chiesa. Le stesse dimensioni numeriche variano da movimento relativamente di massa in Austria e in Germania fino a realtà con poche decine di aderenti, come pure cambiano gli stili di lavoro, soprattutto all'inizio centrati sulla raccolta di firme nei paesi di lingua tedesca e su attività di approfondimento altrove. E in seguito su azioni dirette, i nostri, per esempio, amici inglesi, americani, amano molto fare, non so, gli striscioni con cui vanno in piazza del San Pietro, oppure queste cose un po' così di immagine, no? O su produzione di documenti, che era più la linea nostra, no? Anche di Vittorio. Le dinamiche che si sviluppano in ogni paese sono distinte. Se in Germania e Austria, Wirsingkirche mantiene una forte identità propria, pur in presenza di movimenti riformatori che la precedono e la seguono nel tempo. Per esempio in Germania un gruppo che si chiamava Kirche von Punten, cioè Chiesa dal Basso, o in Austria altre sigle che oggi tra l'altro stanno tendendo a fondersi o si sono già fuse. In altri paesi, Spagna, Belgio, Francia, eccetera, fin da subito le sezioni di Noi Siamo Chiesa operano soprattutto all'interno di reti con altri gruppi, comunità, riviste, le Réseaux du Parvis, in Francia, Pavé nel Belgio francofono, Redes Christianas in Spagna, Call to Action negli Stati Uniti, eccetera. In alcune nazioni, i gruppi presenti all'inizio, in seguito sono scomparsi, per esempio in Svizzera, per esempio in Danimarca o nel Sud Tirolo. In altri nascono più tardivamente, in Svezia, in Norvegia. In qualche caso sorgono e poi spariscono rapidamente, in Catalogna, in Sudafrica. E in altri ancora spariscono per poi ricomparire, come per esempio in Irlanda. Tutto ciò ha comportato anche grandi fatiche, momenti di paralisi, conflitti anche aspri, che hanno condotto in pochi casi, per fortuna, a rotture personali. Ma non hanno impedito a questa organizzazione, fondata esclusivamente sul volontariato, con modestissime risorse economiche,
derivanti dall'autofinanziamento. Una delle cose in cui ci divertivamo di più io e Vittorio quando andavamo a queste riunioni internazionali in cui si parlava solo in inglese, e Vittorio con l'inglese non è che ci beccasse molto, era discussioni di un'ora o di due ore su bilanci da 3.000 euro. E con modestissimi risorse economiche derivanti solo dal finanziamento, di sopravvivere dopo oltre un quarto di secolo. Oggi We Are Church International è presente in una ventina di paesi: Austria, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Francia, Germania, India, Inghilterra, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Pakistan, Portogallo, Scozia, Spagna, Stati Uniti e Svezia. Ma non sono mai state superate le difficoltà ad aprire sezioni o almeno a collegarsi con gruppi nell'Europa orientale e in Africa. Questa dimensione internazionale, naturalmente poco visibile nella nostra vita quotidiana, anche per la debolezza del nucleo centrale di coordinamento, cioè il coordinamento internazionale, che noi abbiamo sempre puntato a rafforzare per renderlo più adeguato alla struttura della Chiesa Cattolica, questo è stato un altro dei pallini di Vittorio sempre, è stata comunque fondamentale per il movimento italiano. Non solo perché a quel livello noi abbiamo operato in modo molto caratterizzato, per esempio sostenendo un'idea non autoreferenziale della riforma e propositivo. Da noi sono venute idee come la partecipazione ai forum sociali mondiali o al progetto Council 50, che nel 2015 ha riunito a Roma un centinaio di rappresentanti dei movimenti cattolici riformatori e progressisti di tutto il mondo, ma anche perché essa ha dato al nostro piccolo gruppo un respiro e legami extranazionali che nessun'altra realtà italiana a noi affine può vantare. Ci ha permesso di maturare uno sguardo planetario sui problemi della Chiesa e di non sentirci soli nonostante i nostri evidenti limiti. Un secondo elemento caratterizzante è stato lo sforzo di perseguire i nostri obiettivi tenendo conto della mutevolezza del contesto, soprattutto ecclesiale. La nascita di un'insieme Chiesa risulta subito un evento controcorrente, per usare le parole che sono Vittorio. La metà degli anni 90 sono infatti il momento in cui il progetto Wittgenstein-Ratzingeriano di neocristianità appare trionfante. La normalizzazione dei fermenti postconciliari è sostanzialmente compiuta. Le correnti critiche riformatrici sono messe ai margini, soprattutto in Europa e in America Latina. I nuovi movimenti ecclesiali conservatori, come l'Unione Liberazione, l'Opus Dei, i Legionari di Cristo, il Sodalizio di Vita Cristiana, il Rinnovamento nello Spirito, i Neocatecumenali, vivono il momento di massima auge. L'istituzione cattolica incassa i dividendi in termini di prestigio e influenza della caduta del muro di Berlino e della fine dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, eccetera. In questo contesto e per tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, noi siamo Chiesa svolge un compito testimoniale, nel senso che si adopera spesso in solitudine per tenere accesa la fiaccola delle riforme della Chiesa. Nella piena consapevolezza, maturata di fronte alla constatazione che la grande raccolta di firme non aveva minimamente smosso i vertici ecclesiastici, salvo in Austria, dove nel 98 l'Episcopato convocava un'assemblea sinodale denominata Dialogo per l'Austria, conclusasi con l'approvazione di molte richieste di riforma subito respinte da Roma, che il loro raggiungimento delle riforme richiederà tempi lunghi. Questo Vittorio era stato subito chiaro a Vittorio questa cosa. Visto che parlarne pubblicamente è di fatto vietato, come testimonia la rimozione del vescovo australiano Bill Morris ancora nel 2011, quindi molto tempo dopo, 20 anni dopo. Da questo punto di vista, se l'arrivo di Ratzinger al soglio pontificio e poi l'incontro tra Benedetto XVI e Hans Küng suscitano qualche speranza in Wirsingkirche Germania, la sezione italiana parla subito di pesante continuità, chiusura, rigidità dottrinale, pastorale e disciplinare. L'ascesa di Bergoglio al soglio pontificio viene letta come un cambiamento della fase ecclesiale. Non perché dall'opposizione siamo andati al governo, è affermazione ridicola, ma perché la libertà di parola fa sì che i nostri temi si trovino tutti al centro del dibattito ecclesiale e vengano discussi perfino in un consesso come il sinodo. Il nostro ruolo allora non è più quello di testimoniare
ma di agire per ottenere risultati concreti, passi avanti nell'adozione delle riforme. In una Chiesa dove la crescita di consenso nella base cattolica in molti paesi verso cambiamenti strutturali si accompagna alla pesante eredità di 40 anni di restaurazione post-conciliare, per esempio nella mentalità del clero giovane, ai processi di secolarizzazione nelle aree tradizionalmente centrali del cattolicesimo e ai fenomeni di polarizzazione dell'opinione pubblica ecclesiale che riflettono quelli emergenti nella società, in molte società. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo al Brasile, eccetera. Attualmente il movimento internazionale mi pare attraversato da una dialettica latente tra due linee non rigidamente definite né necessariamente escludentisi. La prima, sostenuta soprattutto da islandesi e austriaci, viene solitamente indicata come 80-20, perché ritiene che l'80% dell'impegno delle risorse di We Are Church vada investito nella costruzione della Chiesa dal basso, attraverso il consolidamento di piccole comunità autonome, e solo il 20% nel dialogo con l'istituzione. La seconda, appoggiata da noi e dai tedeschi, secondo cui l'applicazione secca di questo criterio rischi l'autoreferenzialità e la scelta della distribuzione delle energie debba dipendere dalla congiuntura ecclesiale della situazione nazionale, cioè ognuno dovrebbe un po' vedere localmente qual è la condizione. Ciò tenendo al momento conto che la sinodalità non solo è quanto più vicino alla democrazia nella Chiesa che possa essere pensato a livello appunto di Chiesa in questo momento, ma che il suo sviluppo crei le condizioni effettive per l'attuazione delle riforme in una Chiesa cattolica per la prima volta nella sua bimillenaria storia diffusa in ogni angolo del pianeta, ma al contempo sempre più plurale al proprio interno per contesti socioculturali, opinioni teologiche e urgenze pastorali, il che apre la strada ad una sua effettiva, cioè strutturale, organizzazione come comunione di chiese unite nella diversità. Noi siamo chiese in Italia. Come è noto, l'appello al popolo di Dio viene lanciato in Italia il 6 gennaio 96 da 6 firmatari. Vale la pena di ricordarli, una era milanese, presidente è stata dell'associazione a Milano, morta molto giovane e molto presto. Assunta Berardinelli di Napoli, Piero Cappelli di Firenze, Elisabetta Cislaghi di Milano, Luigi De Paoli di Roma, Roberto Gruber di Bolzano e Augusto Cavalli di Palermo, subito sostituito da Romolo Menighetti e poi da Piero Spalla. Luigi De Paoli assume il ruolo di coordinatore nazionale, ricoprendolo fino al 2005, quando l'incarico passa a Vittorio. Rispetto a quello austriaco, il testo italiano aggiunge la rivendicazione del diritto a celebrare l'Eucaristia in una pluralità di forme, esplicita la necessità del superamento di ogni discriminazione delle persone omosessuali e soprattutto, e questo per noi è il terzo aspetto qualificante, introduce un sesto punto per richiamare la Chiesa a un impegno anche ecumenico per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato, al fine di sottolineare che la proposta di riforma della Chiesa, per essere credibile, non può essere scissa in chi la propone da una collocazione chiara e militante, queste sono parole di Vittorio, sui grandi problemi dell'umanità di oggi, come il rapporto del Sud, il disarmo, l'AIDS, evitando una logica ecclesiocentrica ed eurocentrica, nonché favorendo una naturale convergenza con movimenti cattolici impegnati per una trasformazione della società in senso più giusto, non violento e sostenibile nel nord come nel sud del mondo. Non è questo il nostro impegno principale, scriveva Vittorio nel 2006, ma abbiamo la necessità di testimoniare questo rapporto, cambiare la Chiesa, cambiare la società, anche in relazione alle altre sezioni del movimento internazionale che non tutte hanno una sensibilità sufficiente. La convinzione di fondo era che la riforma della Chiesa, questo si torna a essere parole di Dio, destinata a dare spazio al pluralismo, alla partecipazione consapevole e alla comunione, debba andare di pari passo con la trasformazione della società in senso più libero, giusto e democratico. Anzi, l'una sia condizione dell'altra e viceversa. L'opzione per i poveri, per usare una terminologia latinoamericana,
esige una Chiesa più fraterna, comunitaria, sinodale, ministeriale, inclusiva, e al contempo solo una Chiesa che operi per la liberazione degli oppressi. Solo in una Chiesa che operi per la liberazione degli oppressi ciascuno e ciascuna può essere soggetto parimenti libero e responsabile. La diversità dei carismi può manifestarsi pienamente e le scelte sono compiute in modo davvero condiviso. Fin da subito la raccolta delle firme in Italia viene messa in secondo piano a favore di un lavoro di approfondimento e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'appello, alcuni dei quali, per esempio la devocazione alla Chiesa, i ministeri femminili, le persone omosessuali, quasi mai comparsi nel dibattito ecclesiale italiano post-conciliare. Alla fine verranno comunque raccolte circa 35.000 firme, oltre al 18.000 riunite in precedenza nella diocesi di Bolzano e Bressanone, perché appunto loro sono partibus infideli. Rapidamente diviene chiaro che il contesto italiano è particolarmente ostico allo sviluppo di un movimento come noi siamo Chiesa, per la tradizionale debolezza del laicato, rafforzata dal pieno allineamento dell'associazionismo cattolico tradizionale alla linea riviniana, stiamo parlando fine degli anni 90, per il forte controllo esercitato dalla gerarchia sul clero, per l'emarginazione dei teologi più aperti dopo la lettera del 63 del 1989, che qualcuno forse si ricorda, e la conseguente stasi della riflessione italiana sui temi controversi. La Querignana, quando c'è il sinodo del 2015 sulla famiglia, non pubblica niente di nuovo. Rilancia il libro di Ambrogio Valsecchi, Nuove vie dell'etica sessuale, che era del 1972. Perché? Perché i teologi moralisti non si erano praticamente più occupati in Italia di questi temi, di temi, diciamo, dalla metà degli anni 70, se non in articoli su riviste specializzate, certo, il Chiavacci e qualcun altro. Ciò spinge l'associazione Noi Siamo Chiesa, formalmente costituitasi nell'ottobre 1996, a ricercare subito relazioni e collaborazioni con piccole realtà percepite in qualche modo come affini. Il combinato disposto di queste scelte si traduce nei primi convegni organizzati a Milano nel 1999 su persone omosessuali nelle chiese cristiane, insieme al coordinamento dei gruppi di omosessuali cristiani in Italia, si chiamava così allora, diciamo, la struttura di coordinamento dei gruppi gay, i cui atti compariranno nel volume Il posto dell'altro, che trovate sul tavolo, e nel 2001 su Il problema dei cristiani divorziati e risposati nella Chiesa Cattolica Oggi, promosso con le famiglie separate cristiane, cui fa seguito il libro Dopo il matrimonio. Questo filone convegno nazionale più libro proseguirà anche negli anni successivi, per esempio sulla confessione. E qui si può notare un primo debordare da una rigida e letterale interpretazione dell'appello al popolo di Dio, sulla Chiesa povera e sui preti sposati con vocatio, cioè insieme all'Associazione dei Preti Sposati, sull'ospitalità eucaristica attraverso il coordinamento milanese 9 marzo. Qui si affiancano testi sui temi della riforma tradotti da altre lingue, la Chiesa oltre la democrazia, né Eva né meno Maria, Eucaristia senza prete, correggere la Chiesa, nonché volumi scritti da membri dell'associazione, l'agenda del nuovo Papa di Luigi De Paoli e Luigi Sammy nel 2002, in un dissenso soffocato che scrissi io con la Ludovica Eugenio nel 2013, fino alla morte buona, Io sono la terra di tutti, di Giuseppe Deiana nel 2021-22. I primi anni di vita di Noi Siamo Chiesa sono segnati dal totale ostracismo da parte dell'istituzione ecclesiastica. Per averne un'idea basti citare tre episodi. L'immediato divieto imposto ai consigli pastorali parrocchiali del Monsignor Attilio Nicora, all'epoca vescovo di Verona, di discutere i contenuti dell'appello. L'indisponibilità della diocesi di Milano a concedere nel gennaio 1997 l'uso di una qualunque chiesa per una messa celebrata da Monsignor Jean Gaillot. La pressione esercitata direttamente dal Cardinal Martini su Monsignor Armand Le Bourgeois, vescovo emerito di Autun, in Francia, che aveva accolto l'invito a intervenire al nostro convegno del 2001 sui divorziati e sposati, affinché desse all'ultimo momento forte. A ciò si aggiunge, va ricordato che quel convegno fu il primo, dopo 5 anni,
che potemmo svolgere in una sede ecclesiale, grazie alla disponibilità della Corsia dei Servi del padre Hermes Ronchi. A ciò si aggiungevano la rigida cortina del silenzio della stampa cattolica, salvo pochissime lodevoli eccezioni, in primis a Dista e Tempi di Fraternità, con le quali il rapporto è stato di collaborazione, nei confronti delle nostre attività. E il disinteresse della stampa laica che dura ancora oggi, nonché la distanza anche di settori progressisti del cattolicesimo italiano, per esempio quello formato da molti missionari che giudicavano secondario l'impegno per la riforma della Chiesa rispetto a quello per la giustizia sociale o la pace, ritenendo quindi di non dover rischiare prevedibili interventi disciplinari delle autorità ecclesiastiche che avrebbero assai ridotto la loro possibilità di operare nelle parrocchie o in altri spazi ufficiali. Ci sono però state alcune eccezioni, rappresentate da Pax Christi, con cui abbiamo sempre avuto un rapporto sororale, da teologi come Carlo Morari e Giannino Piana e da vescovi come Giuseppe Casale e Luigi Bettazzi, tutti scomparsi di recente, che hanno partecipato da subito ai nostri incontri, hanno prefato i nostri libri e si sono esposti pubblicamente a favore delle nostre tesi. Di fatto, in molti casi, quella di Noi Siamo Chiesa è stata l'unica voce a sollevare certi temi con libertà all'interno della Chiesa italiana. Per un decennio i nostri inviti al dialogo rivolti ai vertici della SEI sono stati del tutto ignorati. Solo nel 2007 Vittorio fu ricevuto dal Cardinal Bagnasco, da poco succeduto al Cardinal Ruini alla presidenza della Conferenza Episcopale, per un incontro formale e rimasto senza seguito, finché nell'aprile di quest'anno una delegazione di Noi Siamo Chiesa si è riunita col Cardinal Matteo Zuppi. Nel frattempo, nel 2015, Vittorio poté partecipare su nostra richiesta al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. In questi decenni l'impegno di Noi Siamo Chiesa è sempre stato finalizzato a rendere più solide, diffuse e condivise le proposte di riforma strutturale della Chiesa Cattolica e a far maturare la coscienza dei credenti su tutte le questioni, gli eventi o i documenti magisteriali su cui nel tempo la fedeltà allo spirito dell'appello del popolo di Dio è parsa esigesse di parlare. Questa elaborazione è frutto nella maggior parte dei casi di una spontanea condivisione tra noi, ma a volte anche di dibattito non facile, che in qualche caso è stato seguito da allontanamenti, costituisce oggi il patrimonio del movimento, di cui si trova in gran parte traccia nel sito. Nei nostri interventi ci siamo quindi occupati, ovviamente in misura più o meno ampia e continuativa, di diritti umani nella Chiesa e di libertà di ricerca teologica, di terzo rito della penitenza e di abusi del clero sui minori, dell'otto per mille di cappellani militari, dell'ospitalità eucaristica e di testamento biologico, di giubileo e della notifica contro John Sobrino, di omiletica di ristrutturazione delle parrocchie in unità pastorale, dello status della Chiesa nella Costituzione europea e della Carta Ecumenica, del crocifisso nelle scuole e delle famiglie, della legge contro l'omofobia e di quella sulle unioni civili, di fecondazione assistita e del digiuno ambientalista di Don Cappio, del rapporto tra Benedetto XVI e Bush e di quello tra il Cardinale Ruini e Berlusconi, dei casi Welby ed Englaro del Sinodo sulla Parola di Dio, della Fabbrica dei Santi e della fantomatica ideologia gender, di legge 194 e di trasparenza delle finanziaria delle diocesi, di elezioni politiche di stampa cattolica, dello Ius Soli e della nomina di Giovanni XXIII a patrono dell'esercito italiano, di indulgenze di Palestina, di Monsignor Romero e della frattura tra i patriarcati di Mosca e Costantinopoli, di libertà religiosa e di referendum costituzionali, della grande guerra e di non violenza, del rapporto tra cattolici e politica e di patti lateranensi, dell'enciclica Spes Albi e della Fratelli Tutti, delle leggi sull'immigrazione e dell'ora di religione cattolica, del dialogo cristiano-islamico e della canonizzazione di Papa Wojtyla, eccetera, eccetera. A questo scopo abbiamo utilizzato una varietà di strumenti, pubblicazioni, convegni, documenti, raccolte di firme, partecipazione ad eventi, consultazioni, dialoghi con altre componenti ecclesiali, di volta in volta privilegiando quelli che parevano più adeguati al momento e alle condizioni socio-ecclesiali, ma sempre con l'attenzione a costruire relazioni con altri soggetti già attivi sul tema in oggetto o percepiti come vicini. Oltre ad aderire ad iniziative altrui, per esempio il Vangelo che abbiamo ricevuto tra il 2009 e il 2015, abbiamo dunque promosso reti locali, per esempio a Milano il coordinamento 9 marzo e la consulta per la laicità delle istituzioni,
nazionali, dopo i primi falliti tentativi di creare un coordinamento di gruppi conciliari di base in vista del Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona del 2006, per esempio la già citata Chiesa di Tutti e Chiesa dei Poveri, la rete Pace e Disarmo, fino alle più recenti Italy Church Tour, rete sinodale Costituente Terra, e reti internazionali, come l'European Network Church on the Move, che è membro del Consiglio d'Europa. Abbiamo coprodotto libri e pubblicazioni, abbiamo proposto esponenti di altre associazioni, per esempio a suo tempo il coordinamento dei gruppi omosessuali cristiani in Italia, poi Vocazio, il gruppo Promozione Donna, Preti Operai, di entrare nel coordinamento nazionale di Noi Siamo Chiesa, e abbiamo appoggiato nei limiti delle nostre possibilità realtà della nostra area nascenti, per esempio Donne per la Chiesa, o in difficoltà, per esempio Vocazio. Questa assenza di settarismo e questo spirito di servizio costituisce un nostro quarto elemento tipico, che ha permesso ad una piccola associazione come Noi Siamo Chiesa, fino al 2006, priva di adesione formale, poi mai cresciuta oltre i 150 iscritti, concentrati soprattutto al nord, di cui poche decine attivi, basata solo sul volontariato e con bilanci modestissimi, non solo di sopravvivere per quasi 30 anni, ma di essere riconosciuta come rappresentativa di una ben più ampia area di opinione nella Chiesa, di realizzare un gran numero di iniziative, di diventare un soggetto credibile a livello nazionale e internazionale, non solo all'interno di We Are Church International, ma nel Forum Mondiale di Teologia e Liberazione e in particolare negli ambienti della teologia della liberazione latinoamericana, con cui peraltro si è posta in un rapporto solidale, ma anche dialettico, come avvenne in occasione della scomunica di Martha Heitzer, quando io stesso scrissi una lettera pubblica a Pablo Ricciard per smentire le sue accuse di eurocentrismo rivolte a We Are Church. Questo ci ha consentito di proporre e promuovere attività di grande rilevanza, dai seminari nei forum sociali europei al meeting Council 50 a Roma nel 2015, nonché di essere presenti in molte marce per il Giassisi, alle manifestazioni contro le guerre in Kosovo, Afghanistan e Iraq, a Genova nel 2001 in occasione del G8 e alle arene di pace, ma anche alle assemblee ecumeniche europee di Grazia e di Sibiu, oltre che agli incontri nazionali di cattolici progressisti come a Lione nel 2010 e a Detroit nel 2011. Alla luce di questa storia, e qui sta il nostro quinto tratto caratterizzante, Noi Siamo Chiesa ha sempre mantenuto, pur sviluppando un rapporto per certi aspetti privilegiato con le comunità di base, il profilo di un'associazione impegnata per la riforma della Chiesa Cattolica, respingendo le tesi di quanti, anche comprensibilmente, arrivavano a ritenere questo obiettivo impossibile, almeno in tempi non lunghissimi, e quindi sceglievano di dedicarsi ad altri impegni, molti di quelli che lo stesso Luigi De Paoli, che era stato coordinatore, a un certo punto ha ritenuto di doversi impegnare altrove, no? Cose importanti, però voglio dire. E quindi scegliono di dedicarsi ad altri impegni, come pure di quanti sostenevano la necessità di privilegiare la costruzione diretta della Chiesa che vogliamo, e quindi un'azione ad infra, fossero pratiche liturgiche innovative, formazione di piccole comunità, ordinazioni non autorizzate, eccetera, sia pur guardando ad esse con interesse. Questo non solo nella logica di volere non una chiesa, un'altra chiesa, ma una chiesa altra, ma di incidere sulla grande chiesa, non accontentandosi di creare al suo interno pur preziose isole felici. Come scriveva Vittorio in occasione del nostro ventennale, siamo riusciti, borderline come siamo, a credere che la vita di fede secondo l'Evangelo richiede un'appartenenza ad una vicenda collettiva, una corresponsabilità, faticosa spesso, ma fornita della libertà che nella Chiesa ci dà lo Spirito. Qualche idea sul presente e il futuro, ma sto avviandomi alla fine. Oggi, venuto meno Vittorio, si tratta di proseguire alla luce della piena attualità dell'appello del popolo di Dio sulla stessa strada, secondo un concetto ampio di riforma della Chiesa, con lo sforzo di leggere sempre la congiuntura socio-ecclesiale e le sensibilità presenti dentro e fuori di noi, per individuare gli strumenti più efficaci a perseguire in quel contesto i nostri obiettivi, anche attraverso la costruzione di alleanze. In conformità con questo, i temi, le rivendicazioni esplicitamente citati nell'appello del popolo di Dio, quindi democrazia nella Chiesa, partecipazione del popolo di Dio alle elezioni dei vescovi, eccetera, eccetera,
devono essere oggetto costante di attenzione e iniziativa, naturalmente tenendo conto della maggiore o minore ampiezza e organicità degli interventi effettuati nel tempo su ciascuno di essi e delle priorità poste dall'attualità. Ad essi si affiancano quelli in cui, nello spirito dell'appello, abbiamo iniziato a lavorare in seguito, con maggiore o minore costanza. Chiesa povera dei poveri, liturgia omiletica, abusi del clero su minori, sinodo sinodalità, cammino sinodale delle chiese in Italia, questioni bioetiche, inizio vita, salute e cura, fine vita, eccetera, eccetera. Per i quali l'impegno dovrà derivare dalla maturazione della nostra sensibilità e competenza, nonché dall'urgenza dell'attualità e dagli spazi di intervento che di volta in volta si aprissero. Altre proposte di lavoro riguardano la pubblicazione di una biografia di Vittorio e di una storia di Noi Siamo Chiesa, nonché di un approfondimento su questioni scientifiche-antropologiche, e quali il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Per presidiare questi ambiti di intervento, dopo che Vittorio è mancato, abbiamo riorganizzato la nostra struttura interna a livello di coordinamento, con delle attività operative e dei settori tematici, democrazia e sinodalità, ministeri ecclesiali, liturgia, omiletica, eucaristia, nuova etica sessuale, pace, giustizia, salvaguardia del creato, chiesa povera, trasparenza finanziaria e beni ecclesiastici, abusi del clero su minori, questioni bioetiche, insegnamento non confessionale della storia delle religioni a scuola, concordato, laicità dello Stato e delle istituzioni, riabilitazione e buoni aiuti, giustizia di genere, comunismo e dialogo interreligioso, questioni vaticane e prospettive conciliari, individuando dei responsabili dei gruppi di competenza. Questo schema di distribuzione di compiti pare in grado di garantire l'operatività del movimento, anche se le forze umane restano poche, per cui ampi sono gli spazi per chi volesse in cui inserirsi, le possibilità di impegno anche parziale. Molto, io credo, abbiamo fatto in questi 27 anni, ma ovviamente molto resta ancora da fare. Grazie. Sì, lo so, grazie. Grazie Mauro per l'ampia descrizione di Noi Siamo Chiesa, organizzazione importantissima che per fortuna continua a sussistere e ad essere proponitrice di cambiamenti a livello ecclesiale e vorremmo anche a livello politico di questi tempi. Adesso diamo la parola a Borghi Ernesto dell'APSI. Bene, buongiorno a tutte e a tutti voi. Non so se mi sentite. Io volevo anzitutto unirmi a voi anzitutto nel ricordo affettuoso e grato di Vittorio Bellavite. È stato un amico di tante persone, è stato un nostro amico. Abbiamo collaborato in questi oltre 20 anni, la nostra associazione è nata nel gennaio 2003, quindi alcuni anni meno di Noi Siamo Chiesa nella costola italiana, ma la collaborazione, l'amicizia, l'interazione su vari temi è stata frequente, probabilmente al di sotto di quanto sarebbe stato utile, per una serie di motivi, anche per le diverse strutturazioni delle nostre istituzioni. La nostra a cavallo da confine tra l'Italia e la Svizzera è aperta ad altre dimensioni europee e Noi Siamo Chiesa con una dimensione dall'Italia al resto del mondo. Quello che Mauro Castagnaro ha detto nella serie turbinosa di idee e di prospettive che ha delineato nell'intervento precedente apre un campo molto ampio, certamente. Chi potrà ascoltare questa registrazione potrà riprendere tutto quanto egli ci ha detto in modo molto ampio e molto rapido. Certamente in un momento storico come questo, possiamo davvero chiederci cosa poter fare per radicare la fede cristiana in senso liberante e umanizzante, direi per tutto quello che è la sede dei destinatari che possiamo raggiungere, quanto Vittorio Bellavite ha fatto, quanto Noi Siamo Chiesa ha fatto in questi anni, a cominciare dalle tante pubblicazioni messe in campo, diventa sempre più prezioso. Credo che la prospettiva nostra potrà essere quella di rafforzare questa collaborazione
L'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, ha 450 soci, due terzi in Svizzera, un terzo in Italia. Oggi abbiamo messo a disposizione di coloro che sono in presenza qualche copia degli ultimi due numeri della nostra rivista Parola e Parole e i riferimenti pubblicitari delle prossime due iniziative online che organizzeremo proprio nello spirito di un radicamento nella dimensione ecclesiale che sia il più aperto e interattivo possibile. Ci auguriamo che la collaborazione possa continuare. Certamente molti hanno potuto dare un contributo. Io penso, per esempio, e ringrazio molto Giuseppina Perrucci per tutto quello che sta facendo e ha fatto per favorire, dal punto di vista pratico, dalle idee alla concretezza dell'organizzazione, anche l'incontro che stiamo vivendo insieme. L'augurio è che possiamo collaborare al meglio, ciascuno dal proprio punto di vista, pensando che se vogliamo cercare di dare un futuro, contribuire a dare un futuro alla fede cristiana per le generazioni che verranno dopo le nostre, fermo restando che tutto è nelle mani di Dio, ma dobbiamo fare cose che radichino il discorso nelle fonti, anzitutto nelle fonti bibliche, nelle fonti teologiche di base, senza mai confondere, e questo Vittorio Bellavita l'aveva chiarissimo, la grande tradizione della Chiesa di Gesù Cristo nelle sue articolazioni con le singole tradizioni che in singole epoche sono state realizzate e che durano giusto il tempo magari di qualche generazione e che devono essere molto spesso accantonate, e lo diciamo dal punto di vista liturgico, dal punto di vista catechetico, dal punto di vista dell'attenzione alla solidarietà generale. Un augurio a tutte e a tutti voi per il prosieguo di questo convegno e arrivederci e a risentirci in altre occasioni. Grazie a tutti. Adesso c'è un po' di tempo, un piccolo tempo, per iniziare un dibattito fra coloro di voi che lo desiderano e anche fra coloro che ci stanno seguendo online. In questo caso, quelle persone che ci seguono via Zoom sono pregate di scrivere il proprio intervento, che verrà immediatamente letto qui in assemblea. Grazie. Vedo mani alzate. Qualcuno che vuole intervenire, così da rendere questo incontro veramente partecipato da tutti, non solo dai relatori che hanno prima preceduto. Sì, grazie. Sono Roberto Fiorini di Mantova, sono della tribù dei Pregi Operai. Vuoi sederti qua? Puoi sederti qua, vieni qua. E volevo innanzitutto riferirmi alla prima parte della relazione che ha fatto la figlia, perché in quegli anni io ero assistente provinciale delle ACLI e quindi, pur non conoscendolo direttamente, sicuramente ci siamo incontrati, ci siamo visti. Sono stato dal 66 al 72, quindi proprio in quegli anni lì, con momenti molto importanti. Ricordate la scelta socialista delle ACLI? Allora, insomma, era un clima totalmente diverso. E per me chiaramente è stato un periodo di formazione dopo la formazione del seminario. Quindi quando tu riprendevi tutti questi, mi hai dato veramente anche, hai risollevato in me tutta una serie di memorie, di stimoli. E mentre tuo padre poi è andato a insegnare, io ho fatto la scelta del lavoro.
perché studi il concilio, assorbi quella diverso orizzonte di chiesa rispetto alla Societas Perfecta che noi abbiamo imparato da diritto canonico, però se non cambia la struttura, allora io pensavo, se non cambia la struttura del prete, si rimane sempre lì. Allora la scelta del lavoro è stata la scelta dell'autonomia finanziaria, cioè non dipendere dai sacramenti per mantenersi, poi non dipendere dall'istituto che è avvenuto attraverso gli accordi fra lo Stato e la Chiesa, insomma, cioè quindi l'autonomia finanziaria, ecco. E questo ha dato una libertà notevolissima, ecco, a tutti noi. E poi ho seguito questa strada e diciamo, ci siamo incontrati con Vittorio quando nel 2005, quando lui ha iniziato a fare il coordinatore, è venuto ad un nostro incontro convegno che abbiamo fatto sulla Chiesa povera. Cioè a distanza di 40 anni dalla fine del Concilio di Vaticano II, ci chiedevamo, ma dov'è finita la Chiesa dei poveri, no? E quindi ricordo la rivista che facevo, ho messo come copertina un grande punto interrogativo sulla cupola di San Pietro. E c'era anche Luisito Bianchi, ci ha scritto un articolo che diceva così: Malù, che cos'è la Chiesa dei poveri? Malù, Malù era l'espressione degli ebrei di fronte alla manna. Che cos'è sta roba qua? No, quindi ha usato quell'espressione lì per dire che praticamente la Chiesa povera e dei poveri era scomparsa dall'orizzonte. Allora, in quel contesto lì mi ha avvicinato Vittorio chiedendomi se potevamo portare a Milano quell'esperienza che abbiamo fatto. E quindi dopo un anno o due, con l'intervento anche diretto di Luisito Bianchi e poi con tutti gli altri, l'associazione che ha organizzato anche questa cosa qui, l'abbiamo fatto a Milano e da qui è nato un libro che insomma, sulla Chiesa povera, e è stato Vittorio a chiedermi se davamo una mano noi per fare questa cosa qui a Milano, l'abbiamo fatto insieme e da lì è nato il nostro legame, da lì è nato anche il libro che abbiamo fatto insieme, che è stato pubblicato. Poi ho aderito a, mi ha chiesto di aderire, c'era già qualche altro preto operaio pubblico presente nel coordinamento di Noi Siamo Chiesa. Comunque ha chiesto a me di aderire, io ho aderito e io ho visto in questa adesione a Noi Siamo Chiesa una continuità con la mia scelta di lavoro che avevo fatto, perché moltissime tematiche che sono state affrontate, vengono affrontate da Noi Siamo Chiesa, noi le abbiamo vissute allora, cioè sul tipo di ministero, sulla povertà, sull'autofinanziamento del clero, tutte queste robe qui, non le abbiamo vissute. Quindi per me non è stato un passaggio strano passare dal fare preto operaio che ormai in pensione a entrare in così. Poi mi hanno chiesto di partecipare al direttivo di Noi Siamo Chiesa e da allora insomma ho continuato con le mie energie che potevo avere a dare il mio contributo. Mi ricordo che anche quando c'è stato tutto il discorso dell'Englaro, eccetera, eccetera, Vittorio ha scritto un documento su questo e cioè, ha chiesto anche dei consigli a me su certi punti e quindi c'è nata una collaborazione molto, molto stretta. Ecco. Poi siamo andati avanti e ricordo l'anno scorso alla Cascina Contina, dove avevo nell'omelia presentato due testi del Vangelo, un brano del Vangelo che dice in sostanza questo. Si presenta Gesù che discute con i suoi avversari e dice questo: voi seguite più le vostre tradizioni umane rispetto al comandamento di Dio. E ricordo che Vittorio è stato colpito da questa espressione, perché se noi la applichiamo alla Chiesa Cattolica, moltissime cose che si dicono a tradizioni sono delle scelte umane, non sono divine.
E questa cosa l'ha illuminato moltissimo, di questo dovrebbe essere il nostro slogan, come noi siamo Chiesa. Per cui la sacralizzazione di una tradizione che viene sacralizzata e quindi resa imbalsamata, praticamente esattamente il contrario di una tradizione che vuol dire tradere, cioè consegnare. Cioè, nella mia storia, per esempio, io ho capito cos'è stata la consegna del Vaticano II quando ho avuto corrispondenza con Monsignor Sel, che era un vescovo artigiano di Lyon, e ci siamo incontrati, ci siamo scritti per alcuni anni, e lì ho capito, lui era nella commissione proprio anche che hanno fatto sulla povertà della Chiesa, e quindi insomma tutta una serie, e ho capito lì che la trasmissione sì avviene con i documenti, ma avviene anche da una generazione all'altra, avviene da persona a persona, da testimone a testimone, ecco questo. E allora, tornando a Vittorio, mi è rimasto molto colpito di questa cosa qui, e ricordo che alla fine, quando ci siamo salutati, mi ha abbracciato forte forte e mi ha detto: ma tu sai che noi siamo Chiesa, cioè perché sono un prete, no? Quindi un prete c'è sempre qualcosa di diverso, in più magari che sta qui, c'è però lui un prete, no? E invece no, ha detto: tu sei proprio di noi siamo Chiesa, no? È stato un abbraccio forte. Poi ci siamo visti al monitor quando abbiamo fatto le nostre riunioni periodiche, e da lì ho visto la discesa che stava facendo, cioè ogni volta che lo vedevi che il male c'era, insomma. E quindi questo è il ricordo che io ho di lui, e direi che ho molta gratitudine perché di fatto ha impersonato una vita attiva da parte del laicato, da parte del laico, cioè non uno che ascolta e basta, ma uno che prende la parola e contrasta anche, combatte su sta roba. Ecco, io credo che di questo c'è un assoluto bisogno, ma ne ha bisogno la stessa gerarchia di essere contrastata su certe cose. Anche i preti stessi hanno bisogno di laici che dicano in faccia come stanno le cose, come le pensano almeno. Quindi da questo punto di vista credo che abbia lasciato un segno molto importante anche lì. E stamattina venendo in treno, sono stato 5:30 stamattina, quindi stavo leggendo, rileggendo questo libretto di Marcello Neri, Fuori di sé, e ho letto questa frase che mi ha immediatamente posto il rapporto con Vittorio: la fede che si genera nell'incontro col Vangelo di Gesù ci ha resi consapevoli, talvolta dolorosamente, che vivere nell'attesa del regno è una pratica di vita che non ha nulla a che fare con l'ordine della produzione, della prestazione, della pianificazione, dove noi siamo la scintilla di tutto ciò che accade e accadrà. Ecco, mi sono fermato su quella parola scintilla, perché il libro della Sapienza parla di chi è deceduto ormai in braccio a Dio come scintille che volano nel cielo. Ci riporto solo una domanda. E perché ci fa particolarmente piacere, insomma, tra le tante persone che sono qua in sala e la trentina di persone che ci stanno seguendo su Zoom e sul nostro canale YouTube, dove ricordiamo che poi sarà disponibile la registrazione, quindi possiamo anche rivederci tutto l'incontro e passarlo alle amiche e agli amici che non hanno potuto seguire in diretta. Ecco, tra queste persone ci fa molto piacere che ci sia anche Margherita, che appartiene alla Chiesa Valdese. E la sua domanda è evidentemente rivolta a Noi Siamo Chiesa. Vorrei sapere se per iscriversi a Noi Siamo Chiesa è necessario essere cattolici o se è possibile anche aderire ad una persona protestante. Quindi chiediamo a Mauro di rispondere. E grazie Margherita.
Allora, è un argomento che in qualche momento abbiamo affrontato negli anni scorsi, però non abbiamo una, come dire, una norma formale che definisca queste cose. Quando l'abbiamo abbiamo affrontato, abbiamo sempre, come dire, optato perché chi è iscritto sia cattolico. Però è anche possibile iscriversi, noi siamo chiesa con la formula del simpatizzante, che è un po', diciamo, avevamo messo questa seconda, e in quel caso non ci sono difficoltà, ecco. Però ripeto, non è, come dire, non vi sto portando la linea dell'organizzazione, vi sto portando semplicemente quello che era il prodotto di discussioni peraltro piuttosto antiche, che poi a un certo punto non si sono più riproposte, no? Però ecco, è una cosa forse di cui si può anche ridiscutere, non è una cosa che, ripeto, non è una legge divina, giusto per stare a quello che diceva Roberto. Credo che bisogna rinnovarsi un poco, Mauro. Sì, perché... E ci sono altre domande? Se qualcuno in giro vuole intervenire. Ah, beh, c'è una domanda. Una domanda che io mi sono sempre fatto. Io mi chiamo Angelo Cifatte, sono di Genova. Faccio parte del coordinamento nazionale di Noi Siamo Chiesa e frequento Noi Siamo Chiesa ormai da parecchi anni. E come sia possibile, e lo chiedo a tutti voi, cercare di interpretare e di vivere e di, vorrei dire, esaltare la dialettica, per così dire, che ci può essere tra la realtà di un'organizzazione con un numero così scarso, diciamo così, di iscritti, poco più di un centinaio, 150, quando siamo stati tanti, adesso siamo un po' meno, e la realtà di tutti coloro che potenzialmente potrebbero dirsi, e talvolta si dicono in maniera cosciente, consapevole, forte, noi siamo Chiesa, intendendo con questo il noi dell'impegno dei cattolici conciliari. Cioè, io rimango dell'avviso, e credo che sia uno dei punti che dobbiamo porci e dobbiamo chiederci come colmare questo divario, in quanto io credo che moltissimi, migliaia di persone, singole e aggregate in gruppi, comunità, parrocchie o anche aggregazioni ecclesiali, vorrei dire, di presbiteri, ordini di vescovi, ordini di sacerdoti, no? Ordini di persone, possano essere considerate e siano considerate Chiesa, noi siamo Chiesa, noi siamo Chiesa, e appunto quanto sia importante quindi consentire a tutti e fare in modo che questo fatto possa diventare appunto una presa di coscienza molto più vasta, molto più vasta. Concludo. Basta guardare sui nuovi strumenti dei social media. Oggi gli strumenti dei social media, pensiamo a Facebook, pensiamo alle reti che questa modalità, oggi noi siamo qui collegati con potenzialmente migliaia di persone,
ospitano siti, profili, come si dice in senso tecnico, che hanno una denominazione analoga alla nostra, cioè per così dire, no? Alternative nella Chiesa, noi siamo cristiani, cristiani di base, eccetera, eccetera. La dialettica che c'è stata in questi anni, per quanto ne so io, è stata soprattutto, che poi non è stata una dialettica, è stata un'esperienza diversa, con le CDB, no? Cioè con le comunità cristiane di base. Bene, ci sono poi appunto in questi social media altre denominazioni, altre modalità. Bene, noi dobbiamo, secondo me, porci la domanda di come riuscire a fare sì che ci sia questa presa di coscienza da parte di tutti e da parte di a tutti i livelli, dico dal Papa Francesco all'ultimo fedele, per così dire, che ci sia questa possibilità. Anche perché i 2500 esponenti che hanno dato vita e hanno vissuto, parlo dei vescovi, il Vaticano II, loro stessi, sono certo, prima, durante e poi dopo, hanno testimoniato pensando a un numero ben più consistente di persone che appunto avevano questo tipo di responsabilità, di ruolo, di impegno. Ecco, secondo me noi, questo è uno dei problemi che non è solo, diciamo, organizzativo, è riuscire a dare un'espressione a questo tipo di impegno, a questo tipo di testimonianza aggiornata oggi, che mi pare fondamentale. Grazie. Sono altre domande? Allora, volevo dire una cosa subito, una piccola nota a piedi pagina. Ci fate detto una cosa molto importante e io vorrei sottolineare che tutto parte anche dal linguaggio. Qui ho parlato di sacerdoti, sarebbe meglio parlare di presbiteri, perché sacerdoti ha in nuce la parola sacro, no, è un presbitero, è uno che vive fra noi e con noi. Allora, vorrei fare un intervento molto semplice per ricordare a tutti che lì all'ingresso c'è quel banchetto con i libri dove si possono prendere gratuitamente, perché ormai sono, come dire, stati fatti molto tempo fa, sono libri, diciamo, che ha citato prima Mauro, che potete prendere magari lasciando un'offerta giusto per insomma, recuperare un po' le spese. Vedete voi, si possono prendere, ok? E sono libri di Noi Siamo Chiesa, certo. E anche del coordinamento, giustamente. Poi, a proposito del coordinamento, c'è un interessante elenco, incredibile, perché anch'io quando l'ho letto ho detto ma abbiamo fatto tutte queste cose, che ha scritto Vittorio poco prima di morire e che si può prendere, perché vedrete quanto è ampia l'argomentazione che ha trattato questo coordinamento fino ad oggi. Poi volevo portare una testimonianza personale per Vittorio, che io ho conosciuto quando avevo 20 anni, adesso ne ho 71, quindi sono 50 anni che lo conosco. L'ho conosciuto quando lui è venuto a fare una conferenza politica al mio paese, al mio piccolo paese, notate bene, Pessano con Bornago, che io considero il centro del mondo. E vabbè, mi aveva colpito subito la sua grande disponibilità, la sua capacità di parlare, di mettere tutti a proprio agio. Lui non aveva proprio assolutamente nessun interesse a porsi al di sopra di qualcuno, e questo mi ha colpito subito da allora. Poi l'esperienza MPL è finita come è finita, va bene, e l'ho rincontrato poi nel 95, cioè quando si è costituito Noi Siamo Chiesa,
e allora l'ho ritrovato. E lui era sempre quello, insomma, sempre con queste caratteristiche. A un certo punto c'era il problema di qualcuno che doveva tenere i conti di noi siamo chiesa, dell'organizzazione, e nessuno, si sa che nessuno vuole mai tenere i conti. E allora ha chiesto con una specie di rassegnazione, ma qualcuno non può tenere l'amministrazione, cioè a me sembrava una cosa semplicissima, e ho detto va bene, la tengo io. E lui tutto contento di dare questo incarico a qualcuno. Ma questo non era perché lui voleva liberarsi di un problema, perché lui è proprio sempre stato lontanissimo dal problema soldi. Noi siamo chiesa, ne ha messi tanti di soldi, e tante volte dicevo no, guarda che ti arrivi, ti devo dare ancora dei soldi perché tu hai speso qui e là, perché lui non si ricordava, non gli interessava, dei soldi non gli è mai interessato nulla. E questa è un'altra caratteristica di questa persona che mi ha sempre, come dire, dato peraltro mano libera per gestire avanti i miei quei conticini, perché non è che qui si devono fare grandi operazioni economiche, sempre il bilancio di noi siamo chiesa è sempre sui 3.000 euro. Comunque, davvero, queste due caratteristiche che sono state sottolineate anche nell'intervento di sua figlia, sono veramente, erano palesi, chiari, la disponibilità totale al dialogo verso tutti e assolutamente nessun interesse né personale né economico in tutto quello che ha fatto. Allora, sì. Brevemente. Un momento. No, piano, vada piano, sia tranquillo. Io mi chiamo Eugenio e questo convegno, questa cosa mi ha fatto ritornare in mente molte cose, perché ho vissuto sempre con Vittorio dall'inizio, la nascita di Noi Siamo Chiesa, perché come membro con me e con mia moglie, che anche lei se n'è andata poco prima, poco dopo con Vittorio, proprio quest'anno, abbiamo vissuto, perché noi ci trovavamo a casa di Elisabetta Cislaghi quando dalle comunità di base con Marco Baroni si è costituito, e volevo mettere in risalto due o tre cose. La costituzione di Noi Siamo Chiesa ha trovato, come oggi noi stiamo lottando, e lo dico da maschio, scusatemi, ha trovato una donna fondatrice delle sei. E quindi, come l'insegnamento anche alle volte contraddittorio di Gesù, perché la posizione di Gesù rispetto alle donne, se guardiamo l'emorroissa, la samaritana e vi dicendo, non era certo una cosa molto lineare. Ma volevo dire pochissime cose. Con la sirofenicia. È un po' diverso. Da indegno musicista, come Vittorio, appassionato di musica. Quando nel 97, non mi ricordavo bene la data, abbiamo portato le firme, mi pare 97-98, a Roma, consegnate, quelle 2 milioni, mi pare, che diceva Mauro Castagnano. A quel convegno, a quell'incontro, nel macello vecchio di Roma, perché io ero amico e sono stato ospite, io e Piera, in Belgio, a Roma, dalla sorella di Ennio Morricone, Maria Morricone. Lei venne a quel convegno
e mi disse: ma no, ma voi non siete della Chiesa, perché c'era stata una grande partecipazione anche di intervento, a parte che la messa era la messa, la liturgia era diversa un po', ma l'intervento delle persone, ma voi non siete. E quella cosa è stato come un elemento piccolo, perché poi l'amicizia è continuata, ma piccolo di frizione. Questo è il discorso appunto adesso. Ma mi viene in mente quello che ha scritto come testamento suo il fratello Ennio Morricone. E allora, da appassionato e da ingegno io musicista e di appassionato di Vittorio di musica, Ennio Morricone scrisse nel suo testamento, fin dall'origine, io adesso lo dico con le mie parole, perché non ce l'ho il testamento scritto, fin dalle origini, prima ancora di nascere, noi eravamo suoni. Eravamo suono, suono, musica. Perché non ritornare ancora? E questo apre un tema, no? E poi volevo finire, anche perché questa è un'esperienza personale, ulteriore. Quando avete citato, Mauro ha citato, ma anche Luisito, quello che è il prete che Luisito Bianchi. Sì. E poi io leggevo, perché mi interessava, io ho fatto tutto il percorso delle ACLI, MOCLI, MPL, vi dicendo, mi interessavano i preti operai e anche i preti sposati. Dovremmo ricordare anche Lorenzo Maestra, che quest'anno ci ha lasciato, no? Che partecipava a Noi Siamo Chiesa. Avevo letto Amos Bianchi, l'esperienza, e Luisito Bianchi. Io avevo comprato il libro proprio qui, la messa dell'uomo disarmato, e mi è venuto lo spontaneo, perché frequentavamo l'Unitre, l'Università della Terza Età, gli ho detto: ma perché non invitiamo Luisito Bianchi a tenere un incontro sull'esperienza della resistenza, visto da... perché in modo indiretto mi pare che anche lui la famiglia. Beh, sono venuti, è venuto, l'abbiamo invitato, è venuto a Carate Brianza a tenere all'Università della Terza Età, e mi ricordo che la sala era piena così. Ecco, questo è un modo mio, personale, scusatemi, le volte, di ricordare Vittorio, perché da tanto tempo eravamo... Grazie. Allora, da questa prima parte di questo convegno finisce solo come parole, perché insieme si può pranzare, condividere quindi il cibo per riprendere poi nel pomeriggio e la visita poi all'incoronata, con la gioietta che non vedo, non so se per i lavori li prendono alle 14:15. Arrivederci.